No, ho sbagliato. Bella raga. Bella raga. A sentire il gruppo dei Sub sto per morire. Sì. Buongiorno. Per la botta in testa che mi fa ancora male. Ah, Che me l'ha secondo detto. Karim potrebbe essere commozione cerebrale. È quello che dicevo io ieri sera, però sì, non credo, dai. E i sintomi c'è scritto che arrivano anche dopo qualche giorno. Boh, è che non voglio andare in ospedale. Non so come Perdo far te partire un la po'. live. Qual è il problema? Hai Ho aperto OBS, però cambiato non il si titolo? accende. Ho aperto OBS, Sì, non ma il parte la titolo. webcam. Ok, O sì, arrivo. non lo so, tu mi vedi? No, No. però non hai neanche provato ad entrare tu da me. Oh, Grazie d'accordo, no. Drivefast per 27 mesi. Devo venir lì. Vediamo. Qua ho preparato tutto, fine. Faccio partire la live. Ma ti vedi su Te. OBS? Non lo so, Marco. Io vedo me stessa però in piccolino in alto a destra. Ok, devi avviare la fotocamera virtuale per vederti da guest star e se Dio vuole entrare anche su guest star visto che ti sto Ho già aspettando. fatto in realtà. No. Ah, perché non ti ho dato l'ok finale. Ecco. Adesso ci sei. Vedi? Scema nel culo. Eccoci qua. Sei live. Buongiorno. Sì. Ciao Gabriel, sto per morire secondo il gruppo. Se non va mi ti spruzzo, vai tranquillo. Però ho avuto nausea tutta ieri sera. E anche l'altra sera. È strano perché la nausea mi arriva verso sera. Proprio qui. Se L'ho sentito che zompettava. vuoi farlo entrare. No. Ma come no? Maleducato, fallo Ma giro dal entrare. medico, ragazzi, non ho cazzo di andare dal medico, dai. Volevo mandarle una mail, ma l'ultima volta ci ha detto no, non è la mail giusta. Io non so quale sia la mail giusta, quindi boh. Ma il problema è che ho dato una botta qua. Qui, no? E il male adesso va qua e è andato fino dietro l'orecchio, fino a qua. Ha fatto proprio tutto un giro. Boh. Io quasi ho nausea perenne per il cervicale. No, ma ieri stavo proprio vomitando, mi sentivo tutto molle. Vabbè, e voi come state? Beh, comunque quando ho fatto io la commozione cerebrale non è che fai granché, mi hanno fatto l'elettroencefalogramma, mi hanno detto ti teniamo sott'occhio. E basta, quello che mi hanno fatto, non è Infatti. che ci fosse molto da fare comunque, però Dov'è il mio adesso la telefonino? tua chat, io come la vedo? Devi fare il pop out. Non so fare queste cose così complicate, Marco. Madonna mia, c'è un ingranaggio con scritto chat a comparsa. Ecco qua. Troppo caldo, troppo, troppo caldo. Apri a quel cane, Cristo, che è lì. Ma io non voglio. Madonna, è tutto disteso. È presente ieri quando ti ho aperto la porta e tu sei caduto dentro? Sì. Ecco, è la stessa cosa lui adesso, è tutto disteso lungo sulla porta. Carina, nella mia lista di persone seguite, adesso che ho aperto Twitch, ci sei tu con il mio pallino piccolino. Ecco qua. Filippi non ti ama più, non ti vuole più bene. Ah. Mi dispiace per te, non ti vuole più nella sua vita. Che bello ospedale in sto periodo. Sì, tra l'altro, quindi ci sarà pure gente tutta influenzata o rotta per i botti. Non ci voglio andare in ospedale.
Se trovo la mail della dottoressa faccio, se no... Commoner, tu scherzi, ma questa notte lui ci ha veramente svegliato, penso ogni mezz'ora. È stato terrificante. No, Giacomo, mi spiace che sei tornato dal Giappone, sei triste. Buongiorno, Ricky. La felpa di Disneyland oggi, quello Che bella. di Parigi, credo. Proprio quello. Paris. Hilton. Perché l'ho detto, volevo mettere un po' di mio. Bravo. Medieval Dynasty, eccolo qua. Numero di telefono della dottoressa, l'Ale forse ce l'ha. Mi fa male No, non sbadigliare. ho il numero. Mi fa male qua quando sbadiglio. Urca vacca, sempre più male fa. Mi fa malissimo adesso. Entrambi in grigio oggi? No. Ah, la maglietta, ok. Maglietta. Smettete di toccare, ma hai ragione anche tu. Gliel'ho detto anche io ieri, così di ah, che male, ma basta, se non ti fa male quando non tocchi, non toccare, no? E lui là così Effettivamente. col ditino. È perché voglio controllare se mi continua a fare male. Ma certo, c'è l'ematoma. Boh. Mai che siamo a 45, non so cosa scrivere, quindi dico solo cazzi anche a lei, grazie mille. Cazzi. Ce l'abbiamo la guardia medica a Treviso, sì, però non so dov'è. Ma poi vado alla Non guardia medica, saluta, dovrei andare in immagino. ospedale, no? L'uso della cuffia non aiuta, ma in realtà non ho avuto grossi problemi negli ultimi giorni, quindi boh. Ti sei bloccata, sì? Ok. Benissimo. Com'è che si è sistemato ieri? Ho chiuso la mia live, ho tenuto solo la chat. Hai aperto tutta la live, vero? Non solo la chat. Certo che sì. Ecco qua. La guardia medica sostituisce il medico di base quando è chiuso nel pronto soccorso. Vabbè, vedremo. Devo venir lì. The best ones are Come? always taken. In teoria no, vediamo. Ok. Siamo già in autunno? Che storia? No, è primavera. Ma Eh no. non è possibile. Oh, sono finito. Siamo in autunno. Guarda qua. La barbabietola che cresce. E il Però tu grano. mi devi avvisare quando avvii il gioco, perché se stiamo chiacchierando, io non avvio il gioco. Allora, ti ho detto, avvio il gioco e ti ho mandato anche il codice di invito. Cioè, che cazzo Io ti devo non dire do. di più? Non mi è arrivata la notifica. Ieri mi è arrivata la notifica del codice, oggi no. Capito, bastava stare attenta, l'ho Ma detto. l'hai scritto a Ti sei me? Sei bloccata sicuro? ancora? Sì, che l'ho scritto a te. Chi lo manda il codice, scusa. Non so dove trovare la chat con te ora, solo su Monkin, Minecraft Tutorial. eccoci al rinnovo, grazie mille. Dov'è che sei? A parte che sei bloccata di Ah, ok. nuovo. Te l'ho mandata su Io non so cosa Discord. farci, non c'è più adesso la cosa aperta, quindi non so. La tua live ti vedi? Sto aprendo il gioco, non posso fare 15 cose insieme. No, Sempre aspettate. bloccata qui. Così, gioco. Dov'è la nostra chiamata questa? Questa è la mia o la tua? La tua, la La mia era tua scusa. nell'altra pagina. Questa. Quale? E così ero.
Sì. Così mi sono toccata. Quindi, boh. Che cazzo volete qua? Ti sei bloccato? No, ok, che paura. Cosa vuoi? No, adesso mi avete messo l'ansia e mi viene da vomitare. Vi odio. Perché il mio gioco non si vede? Clicca nel gioco, vedi se... Sono già nel gioco. Ah, ok, ora è comparso. Ho messo un po'. Adesso sei qua, cane. Che cazzo vuoi? Vai a parlare con Fenislav, tu. L'ansia te la sei messa da solo. Eh no. Cosa? Ah, per il PNG, dici. Sì. No, ho sbagliato tasto. Come faccio a sapere qual è... Perché vedi, vicino a solo un PNG c'è il punto esclamativo con 806. Ma e quello è la bacheca delle missioni? No, la bacheca delle missioni ha il colore, cioè il simbolo della bacheca delle missioni, infatti adesso ci vado. È possibile che le mie cuffie si stiano scaricando, che le ho cambiate apposta prima della live. La no, batteria. Ti sei bloccata di nuovo. Prova a fare disattiva e riattiva webcam. Da OBS. There's nothing to do. Di qua. Muoviti. No, sei bloccata. Hai scorreggiato, schifoso? Io non ho pazienza. Lo so. Non ho pazienza con questo tema. Sono già rotto il cazzo. Posso? Why is the bread so expensive? Because of the taxes or what? Ok, di qua. Insomma, prova a fare una roba. Chiudi tutto Chrome e riapri solo le cose essenziali. Festival dello stufato, carota e carne. Non abbiamo carote, mannaggia. Buongiorno, chi è passato a salutare in chat? Caccia 7 piccioni, questo si fa. 4 tronchi, 22 paglia e 40 bastoni. Anche questo si fa. Pietra si fa, arpione, non so come si fa quello, niente. Si è toccato di nuovo. Arrivo. Allora, aspettate, ratti volanti. Arrivo subito, ragazzi. Finché non ottiene quello che vuole. Hai fatto disattivare. Madonna, 15 volte.
One of the travelers told me that in the south people ride on horses with two large haunches on their backs. Is that true? Se provassi a fare una cosa di questo tipo, quindi metto la mia chat qui. E la tua qui. Magari distribuire le cose tra i vari schermi. È troppo grande, le scritte grandi. Che sta cambiando questa? Non mi serve vedere questa pagina qui, ma no, non la devi ridurre icona, però non la devo ridurre. Che fa? Ballo. Hallows, seguitela tutti. Boh, possiamo giocare adesso? Una volta, anni fa, di no. Vabbè, dopo andiamo al pronto soccorso. Non ci voglio andare al pronto soccorso. Sfruttare palle, allora, cioè... Se ti lamenti si va in pronto soccorso, se non ti lamenti più non si va più. Grazie Firtix per i 43 mesi. Chi stai streamando a 4? Ah no, sarà 4.000. C'è chi lo fa. Che animale è questo? Se volete vedere il mio POV, venite, fate la streaming con... cliccate dove... Ti spammi sul mio canale? Solo per vedere il mio POV, visto che tu non stai facendo nulla in questo momento. Adesso non. Grazie, che arriva. Io non ti sento parlare tanto bene. Direi che al momento siamo a posto. Al prossimo la mia testa ti porto in ospedale. Ha fatto il post su Insta? Secondo me non l'ho fatto. Non lo faccio il post su Insta. Non lo fa, non lo fa. Io so anche perché non lo fa. Ed è una motivazione molto scema. Cioè? Non si può dire. Dai, dilla. Non si può dire. Non nel senso che sei scema tu. Non sei scema tu. No, che non sono scema, lo so, ma la motivazione è che... alle persone che mi seguono non frega niente di vedere. Non è vero. Quella è la motivazione. Ma devo ammazzare dei piccioni. Perché mi va, non perché è la quest. Dite che mi vergogno del fatto che poi vengo ammazzata dagli alberi, quindi non voglio spammarmi per questo. Potrebbe essere, mi vergogno. I just don't like conversations about the weather, crops. Sì, effettivamente, Ricky. Però ti devi fare i cazzi tuoi, va bene? Oggi sono strano. E mi avete condizionato e adesso mi sento veramente male. Infatti è da ieri che si lamenta, cioè, quello è il punto, se ti lamenti così tanto ti porto a farti vedere, se no no. Non voglio buttare via una giornata, devo montare il video che ho registrato. Ho capito, però non posso neanche sentirti dire che male ogni 30 secondi, perché alla decima volta
piccione di merda. Ti tiro un colpo dall'altra parte della testa, così compensi. Funziona così. Sei una maleducata, Alessandra. Sono una maleducatissima. Ma la salute... Allora, ragazzi, al massimo vado lì e mi dicono vabbè, adesso ti passa. Il problema è che oggi, particolarmente, non so perché mi pulsa di più qua sulla tempia. Ma magari sono altre cose, magari sto poco bene per altri motivi. Infatti mi è venuta anche la diarrea, ma magari ho preso freddo ieri sera, perché mi sono sentito male stando fuori ieri. Ho completato la tua missione, caro amico PNG autocosciente. Cosa? Cosa significa questo PNG? Quindi non ricordi nulla? No, si è dimenticato tutto. No. Quindi eri insavito, lo hanno pacciato. Sì. Oddio, che è successo al mio arco? Cosa devo ricordare? Cosa ti ho chiesto di fare? No. Mi hai dato la possibilità di scegliere se portarti qualcosa di cui non hai assolutamente bisogno o se uccidere qualche animale selvatico. Buongiorno Jaytat. Se vuoi tocca amputare. Ma magari, guarda. Magari. No, non lo so che cos'è. Ho preso una forte botta alla testa il 31 di dicembre. Eravamo a cena e io mi sono alzato velocemente per fare un cambio di posto. Nel fare questo, la signorina che vedete qui sotto mi ha sgridato, perché mi sgrida sempre. Fa beh, io ma mi sono distratto. Ma perché continua a ripetere sta cosa? Perché che è, vera. È vera. Come non è vera? Ma non ti stavo sgridando. Come no? Ma perché continui a dire che ti stavo sgridando? No. E che cosa stavi facendo? Stavo dicendo. Siccome mi dispiaceva che facevate cambio voi due, mi stavo dicendo lascia stare, dai, mi cambio io. E in quel momento tu ti sei alzato e hai dato la cragnata. Non l'hai detto, non l'hai detto in questo momento. Non ho fatto modo tempo a dirlo perché gentile, tu hai dato però. La cragnata. Io stavo per dirlo, non l'ho detto perché non mi hai dato il tempo di farlo. Ma ti assicuro che stavo per dire quello. Comunque, perché ormai ti hai alzato, hai dato la cragnata, vabbè. Mi ha distratto, ho tirato una botta fortissima. Poi ho preso anche un moment in realtà per far passare il male ed è passato. Però niente, siamo ancora qua con questo male alla tempia generale. Guarda, se può darmi la colpa di qualcosa, appena può, subito, immediatamente. Mai, Ricky. Il tempo a dire ed è colpa mia. Te la metti che puoi comprendere. Se la cosa peggiore fai meno live, il drop aumenta. Vabbè, ma muoio se aumenta, però, no? E quindi non mi preoccupo più del drop. Devo portare altri omini alla casa o no? Allora, per adesso starei stabile così. Vediamo un attimino. Concentriamoci sulle quest, perché siamo senza una lira e dei poveracci de merda. Ne ho prese un po'. Devo ammazzare due piccioni. Vuoi che faccio the stones, io porto le pietre? Vai. È da te, quindi... Comunque, boh, è strano, perché poi ieri sera sì, mi veniva da vomitare, ma non solo ieri sera, mi veniva da vomitare anche... Cos'era? Martedì? Però potrebbe essere anche per il freddo. È passato, esatto. Coca-Cola e ti è passato, quindi... Dopo aver mangiato mi sono sentito meglio, però ho avuto un forte malessere. Buongiorno, buongiorno. Seguite tutti la Ale. Le lascerò in eredità il canale. Che cazzo è il rutilo? Non ne ho idea. Luogo di pesca scoperto rutilo. Come si prendono i pesci? Con la canna da pesca. Ma io non ce l'ho la canna da pesca, Marco. Mi pare. O forse no. Sai che forse li puoi lanciare la lancia? Con la lancia. Forse anche con la lancia, sai? Ha senso.
I sintomi sembrano tutti un trauma cranico. Sì, ma vuol dire tutto, vuol dire niente, perché sono sintomi del cazzo. Oh, quanto li odio sti piccioni. Perché ad esempio anche un po' di mal di gola adesso. Non credo sia legata la cosa. Aspetta, provo a entrare e uscire da qua. Ma due piccioni mi mancano. No! Ma già all'epoca portavano le malattie i piccioni? Un coniglio ha bisogno di più di una coltellata per morire, scusami. Beh, minchia, dipende da come lo prendi. Gli stavo nel culo, gli ho tirato una coltellata. Ancora vivo, è scappato. Però bisogna vedere, magari gli ha fatto un taglietto perché lui correva, giustamente. Un gabbiano, quello. Sì. Oh no. Quelli ci piacciono. C'è la musica! La musica della paura! Era quella no. Di The Witcher di ieri che ho sentito io. E sì, triballe. Aiuto. Zigzag. Zigzag in mezzo agli alberi. Ma per cosa? Così si incastra. Eh? Cos'è che ti sta attaccando? Scusa. Non lo so, non voglio girarmi. Se mi giro, rallento. Quindi sto sperando nel fatto che vengano fermati. Forse ho detto. Vedi, il vomito potrebbe essere dato alla cannellata di Antenne 1, ma non la diarrea, quindi è molto probabile che sia dato da un colpo di freddo preso in questi giorni. Vedi. La craniata mi fa male perché la diarrea è anche un tuo stato naturale, non è che è una cosa così difficile che tu lo ottenga, la diarrea. Ti sei frisata ancora, effettivamente. Boh. Proviamo a metterle l'accelerazione hardware. Meglio perdere tempo che avere altro non curato, Ma quanto ne devo perdere? Cioè, quello è il problema. Se io mi presento in ospedale e dico: ho male alla testa! Muoviti un attimo. Non sei fluidissima, in effetti. In live da te tutto bene? Ditemi. Oh no, il piccione! Non lo so, come vedo la live da me? Dovete dirmelo voi. In live da lei. Io posso vederla io in qualche modo? Devo guardarmela da Twitch, dal telefonino? No, che risponderà la gente, risponderà. Ma che animale è questo? È un ornitorinco! Forse lo è! Non ucciderlo. Sono in via di estinzione. Ma no. Forse è un tasso! Forse è un tasso! Quello è pericoloso, non ti avvicinare. Perché sei bloccato? No, stava scappando. Eccolo! Mi vuoi attaccare? Mi vuoi attaccare, bastardo? No, che va a scatti, vedete che va a scatti? Vieni qua! È partita la musica del... Si blocca. Ah, perché esce dalla finestra. Cos'è che esce dalla finestra? È il mio mouse. Ah, potrebbe essere quello allora il problema. Ho capito, ma sei il tasso più forte del mondo, però. Ah, no, i tassi sono forti. Nel mondo proprio. Ah, che brutto suono che ha fatto quando l'ho ucciso. Ma basta, quanti coltelli mi... Ho sbagliato, ho ucciso un corvo! No, non era un piccione, vaffanculo. Ho vinto. Alessandra torna a casa vincente. Più che altro non so che grado di che codice dia il possibile commozione cerebrale, perché se arrivi là e sei codice bianco, no, se gli dico che ho preso la botta al 31 mi dicono: ah ok, ci vediamo fra un mese. Non è detto, perché se invece loro dicono: cazzo, hai preso la botta al 31 e hai gli effetti adesso, magari vuol dire che non è una cosa così da niente, capito? Beh, uno può anche andare là, parlare, se ti dicono codice bianco, dici va bene, ok, grazie, me ne vado, arrivederci, tante care cose. Però intanto uno ha provato. Per me ti visitano. Sì, ma dopo 6 giorni mi visitano. Quello è il problema. Io devi passare la giornata in ospedale. Mi scatticchia il gioco adesso. Cosa posso fare se mi scatta il gioco quando cammino? Abbassare le ombre.
Ieri andava bene, che cazzo vuol dire? Guarda, ormai non so più niente. Il medico di base dovrei. Che non abbiamo il numero, le robe, non so. Il nostro medico di base è veramente una fogna, per quanto mi riguarda. Liscio. No, scatta ancora. Che sia il fatto che ora ho messo le due chat nello schermo principale. Non dovrebbe. Oh, ce l'ho fatta. Che fatica ammazzare sti piccioni del merda. No, non sono maestra d'arte io. Grazie Domenico per i 41 mesi. Decisamente no. E grazie New Life Trading per i 16. Io sono perito turistico, non so come si chiama. Cos'è il perito turistico? È un perito che dice, allora qui l'hotel lo metterei 5 metri più in là. Esatto. Non so come si chiama quando ti diplomi alla cosa turistica. Sei una turista. Sono bravissima a fare la turista, così brava che sto a casa. 105, allora. Possiamo comprarci un'oca. 30 metri. Ah, ma perché è la bacheca? Ho ucciso i piccioni. Have a good day. E vai, cosa mi ha dato? Portagli le pietre a questo qua, ok. Ah, mi ha dato solo potere della dinastia, ok. Ah, che spesa. Tu fai la dinastia, ok. Io allora faccio... Turista per sempre, bellissimo. Magari, cazzo. Famoso programma di... Come programma? Nel Gratta e Vinci. Sì, non si chiamava così anche il programma 20 anni fa alla televisione che facevano... Non mi pare. Bloccata comunque. Ah, turisti per caso era. Ah, ecco, sì. Allora, tu adesso... Che ti muovi già poco di tuo, maledetta. Non capisco cazzo, mai. Sto giocando, non è che sto... Sto giocando, sono ferma. Devo ottimizzare i miei movimenti. Il Gratta e Vinci è probabilmente quello con il rapporto spesa-vincita migliore che c'è in giro. Attenzione. Cudo esperto di grattamenti. Esce ancora la rivista con quei due in copertina. Che tra l'altro, sbaglio o si erano lasciati? Non so perché ho questa informazione. E ammetto anche che mi frega poco. Sono separati da 15 anni. Siete che i viaggi gli piaceva farli assieme. Banalmente ci guadagno. No, mi scatta lavoro veramente tantissimo. Il gioco? Sì. Allora, cambiali la risoluzione. Cioè, scatta anche il mouse. Capito, capito. Quanto metto? Metti in 1080. Arrivo, scusatemi. Vado a vedere. Cosa? Voi vedete bene comunque. Cosa? Cane uscito dalla mia stanza. Le cose sugli schermi. Perdonatemi ragazzi, arrivo subito. Sono anch'io. C'è sotto. Ai. Non si è più. Non l'ho toccato. Quante scale sta facendo il cane? Non so. Ragazzi, vi ricordate qual è, come si chiama il programma
quello che ti fa modificare le cose di Windows, le cazzo, le finestre, le schermate. C'è un programma di Windows che ti permette di capito, si è bloccata a me la chat, se mi sono scrivendo. Integrità, Cortana, Cassi, Integrità, Concatto. Per qualche motivo non sta partendo l'editor delle Fancy Zones. Aggiornamento disponibile. Secondo, eh? Installazione. Si chiama Power Toys, ragazzi, praticamente è un programma che vi permette di dividere lo schermo in sezioni. E che cos'è che fa questa cosa qua? Vi permette, ad esempio, nel suo caso, di mettere un gioco a 1080p centrato nello schermo e cioè, lei ha uno schermo 21:9, può dividere lo schermo in tre. Al centro si mette il gioco a 1080p, ai lati invece si mette il le chat. È molto comodo. E avevo un aggiornamento che si sta installando. E puoi andare di là a dare da mangiare al mio personaggio prima che muoia? Io do da mangiare alla tua personaggia. Comunque sì, a lei scatta troppo il gioco. Buongiorno. Che palle che mi sento ogni volta. Forse, ok, magari era OBS. Scusami, Ciccio. Allora, cosa gli facciamo mangiare questo? No, c'è proprio. Ah, lei ha proprio qualcosa che non va bene. Non sento manco. Ma non hai niente da mangiare? Casa nostra questa. Oh. Chissà. Oh. Lei sta usando la CPU al 100% perché ha Chrome 22. Che palle che non sento Marco così. Vabbè. Com'è possibile che... Allora, vediamo di andare a cucinare un po' di Chrome carne. Però casa sua qual è? La mia è questa. La sua è questa qui. Ok. Tec. Ma non si accende? Oi. Ok. Ariane, grazie per i 39 mesi. Mi sai che arriva in chat e vede te? Cioè, vede me da te. E tu comunque rispondi. Una volta, anni fa, di no. Carne arrostita, magna. Magna.
Per qualche motivo lei ha il 100% di CPU utilizzata, non è normale questa cosa. Grazie ad Alistair per 50 mesi. No, non sento che cacchio dice con queste cuffie spanate. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Come state passando queste ferie? Siete in ferie fino al 6, non lo so come funziona. Infatti, infatti. C'è l'anti-malware ogni tanto che va su e rompe il cazzo. Ecco. Vado anche a berti un po' di acqua. Sì, ma ieri andava normale, cioè andava benissimo anche streamando, quindi non capisco quale sia il problema. Ok. Allora. Sì, sono ufficialmente la protagonista, anche se sono molto bassa. Grazie. C'è questa ripresa vuota qui sopra di me. Sto cercando di essere più dritta possibile, però. Hai risolto? Okay. Giustamente lui non mi sente perché le mie cuffie le ho io. No, l'orizzonte. Ti metto qua che così facciamo dormire okay. I tizi. Questo è il mio. Che carino che c'è il fuoco acceso dentro, bello. La signora che dorme, la signora fa le slava. Ecco qua. Ti ho messo a dormire. Posso. Perfetto. Quindi ogni volta che faremo la live io e lui passeremo mezz'ora così con lui che piripippa e basta. Fai a stare con la sedia così alta, io non so, mi darebbe troppo fastidio che i poggiagomiti vanno a sbattere contro la il desktop, io devo bisogno di andarci sotto anche, no? Credo proprio di sì, Gabriel. Non so se Gatto ha letto gli ultimi due, però grazie a Guglielmo e anche ad Alistair. Vi leggerà meglio. Se metto così, screen, cioè fa cagare da vedere su OBS. Che cosa? Ah, giustamente, continua a non sentirmi e continua a non vedere il mio schermo. Quindi... Aspetta, eh. Se per voi così è brutto? No, vedi che questo, se no non mi senti, ti parlo. E se te le sei portate via? Come avrei dovuto sentirti? Cioè, se ve lo gioca così con le bande, fa cacare? Perché dovrebbe influidare tutto. Dovrebbe risolvere? Secondo me sì. Cioè ci toglie un sacco di rotture di cazzo. Vabbè, senti, cioè, no, cioè la mia visuale è comunque una cosa secondaria rispetto al tuo. È più quello che no, è... No, vabbè, va bene, certo, lo però stesso. Si posso rendere bello anche il tuo, non vedo per farlo. Gabriel, non so. È Mao che deve leggere. Me lo devi dire tu, però non so cosa ha detto. Ma c'è anche la tua chat lì. Non la sto vedendo. Perché allora Gabriele ha scritto dov'è? E giustamente non è questo. Grazie per il follow questo. A chiunque tu sia. Gabriele dice: non ti sta facendo usare la virtual cam, vero? E gli ho detto sì. Gli ho detto: perché se la cam la hai sullo stesso PC e la deve usare solo OBS, è inutile mandarla online e riprenderla. Occupi solo banda e risorse.
Non ho mica capito. Non lo so, io ho letto. Ti giuro, non ho proprio capito. Se la cam la hai sullo stesso PC e la deve usare solo OBS, è inutile mandarla online e riprenderla. Ma non la devi usare solo OBS. E che deve... Sei in live tu? Quindi OBS, non è la live. Certo, però la stai mandando anche a me. E io come me la prendo, scusa? Vengo qua col cavo a prendermi la tua cam? Chiedono perché la virtual cam, io non so rispondere. Ragazzi, la virtual cam perché lei sta streamando sul suo canale dal suo OBS e la sta mandando a me. E come potrebbe mandarmela se no, scusate? Centrale? No, non va bene così, Florence, non piace così. Così adesso sta andando tutto bene comunque. Adesso scatta un po' il gioco. Ma questo è un problema di Chrome che ha 1000 tab aperte. Capire? Vedo che quello che sta usando più CPU in assoluto è proprio Chrome. La bandana è me. No, ma ci metto qualcosa sotto volendo, eh. Allora, sì, per me basta che funzioni, poi voglio andare avanti. Sì, non ti preoccupare. Che siano le DirectX 12 che pesano sulla CPU. Ok, riavvio il gioco, datemi un secondo. Perché forse era questo che dava problemi ieri. Fammi fare questa cosa qua. Copio il codice di sessione, esco e rientro. Ma da dove è tornata fuori la sedia? Why? Rhymes with strike. A coincidence? I don't think so. Avrei messo comunque uno sfondo. Infatti adesso si è bloccata la camera. È passata la giornata però così. Vabbè. Perché? Perché ho dormito? Perché hai fatto uscire me. Io stavo già dormendo. Ah, stavi già dormendo? No, vabbè, a posto. Che bella la sedia di design comunque, eh? Presa in Giappone Chrome, questa. Chrome ciuccia troppa CPU. Non riesco a capire perché ne usi così tanta, ma non dovrebbe. Eventualmente le facciamo mettere la chat su un tablet. Ecco, una roba del genere. Comunque sia. Adesso sono fluido. Sì, certo. Aspettate un secondo, Che secondo me era tutto lì. Era tutto lì il discorso. Quanta Have lamma? You ever wondered what a world without kings would look like? Sai che non me lo dice? Credo abbia 32 giga. Allora, impostazioni, grafica, schermo intero. No animal. C'è la moglie che mi parla nelle orecchie. Signora, però, eh? E basta. Ma poi il figlio cresce e lavora anche lui? Sì. Che bello. Sì. Oh, e vedi che già la CPU qui dovrebbe essere meglio. Mantenere sì. Perfetto. Tronco, paglia, allora, bastoni. Vediamo. Partecipa, il codice è questo. Entra. Intanto io faccio la missione. La CPU va al massimo. Adesso. Sì, non sta tanto bene il bambino, infatti. Ecco qua. Qual è l'ascia? Martello, ascia di pietra. Tu. Guarda come scavicchia. Ma non apre? No. Stavo per farti morire sotto un tronco anche a te. Beh, è il tuo marchio di fabbrica. Certo.
Pipiripipiripiripiripiripi. Dai Betulla, dai no, però. Ma infatti stavo pensando anch'io di installare coso Opera o qualcos'altro. Allora, comunque la CPU adesso è stata pulita per via del DirectX 11. Il gioco continua a scatticchiare perché adesso giustamente è a un 4 milioni per 4 milioni. Quindi facciamo così. Bastoni. Sì, abbasso un 4. Per cazzo. Ah, fa le bande così. Aspetta, 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 aspetta. Come vedete voi così? Non sa la pala. Martello. Zap. Vedete full screen giusto così. Purtroppo però palla, quando lo metto full screen io mi si impallano tutte le, mi sminchia le cose, che fastidio, però che mi cambia dove sono posizionate le faccende. Tac. Se io faccio così, no, ok, ho risolto. 38. Perfetto. Così non 32. È male, no, e mi vedete fluido. Ma hai la missione sbuffa su da Sofia a 800 km da casa, ma perché? Perché bisogna fare le cose fatte bene, Alessandrina. Che risposta è questa, Marco? Ma che risposta è? Ma guarda te, se lo sapevo le prendevo lì le cose, no? Adesso mi tocca fare 800 metri con le tasche piene di sassi. No, sassi no, con le tasche piene di tronchi, paglia e bastoni che mi rallentano. Grazie per il follow, chiunque tu sia. Grazie mille, ragazzi. Sì. Che pensate di seguire Gatto e seguite me con l'inganno? Non credo che pensi questa cosa. Bravo, Berto, bravo. Che dite? È fluida la situ adesso? Non particolarmente, non so perché. Scatticchia, sì, è vero. Andiamo a togliere il V-Sync. Perché sono così bassissima qui? Tutta dura così, tutta. È innaturale stare in questa posizione. Che mi dite adesso? Però ogni tanto scarpa, sì, è vero. Però mi sembra meglio comunque di prima. Aspetta che la devo far bere, che sennò mi schiatta. E some water. Sei rientrato in game? Sì. Diciamo che ancora non è fluida la situa. In alcuni punti non è per niente fluido. Ma ieri andava così bene, perché? Eppure anche ieri ero in live. È la CPU che ti va a cannone. Va al 100% proprio la CPU. Guarda se c'è roba aperta sotto in basso a destra da chiudere. Continua, cioè sto anti-malware che continua a cicciare fuori. E quando ciccia fuori l'anti-malware implode. Oh no, un lupo! Perché in realtà Medieval Dynasty non sta occupando così tanto. Usa il 40% di CPU, che è giusto. OBS usa il 6%, Google Chrome il 10%, però il 10% più il 5%, io non riesco a capire, c'è del Google Chrome che non ha senso qua. Dice che ha 1,5 milioni di tab aperti, ma non è vero. Ci sono le chat, basta, non è possibile che ciucci così tanto Google Chrome.
Che siano i salvataggi di City Skylines. No. Grazie per i follows. Vabbè, ti ho anche lavato. Vabbè, è giocabile, tesoro mio. Sì, sì. Allora basta, dai, fammi venire lì. Torna a casa adesso. Per capire che cosa sta accadendo, perché... Ma se mai facciamo una mini live dopo e vediamo di capire qual è il problema. Però in un momento diverso, perché sennò ti passi tutta la mattina lì, anche oggi. I maiali! Allora, intanto porto a termine la missione con questa signorina. Siabora. Ti ho portato un materiale. Perfetto. Ma solo 15 monete per tutta la fatica che ho fatto. Scusami. Vediamo un po'. The Stone stavo già andando io a farla e mi sa che le abbiamo finite così. Perché le altre sono missioni che richiedono carne essiccata, panino non ce ne abbiamo, barbabietole che non abbiamo toccato. Non riesco a metterti anche la mia chat a schermo. Vabbè. Pipiri pim pim, pipiri pim pim, pipiri pim pim. Che uomo losco. Vabbè, mi sono tolto le balle, quindi vengo io là e ti caccio. Secondo, Ok, devo fare una modifica qui. No, non righe. Ah no, qua, aspetta. Questo si toglie. Che è sta roba? Ah, no, nulla. Vedi, Alessandro, vedi? No. Guarda, c'è qualcosa che non va. Grazie per il Solos. Che è sta roba qui? Che cos'è questa cosa qui? No, vedi? Qui c'è qualcosa che non va. Vedi che c'è una roba che non c'entra niente. Alessandra, so io che cos'è che... Vedi, questo è... E qui, questo qua, bisogna farlo diverso. Questo qua. Devo farlo così, hai capito? Salva, ok, chiudi. Allora adesso si fa, guarda, così, e questo qua va qui, non so perché te l'ha messi così, era così l'idea. Certa pessima di, non so perché è venuta fuori così. Puoi lasciarmelo lì? No, non si può. Non si può fare quella cosa lì. Cos'era fatta apposta il discorso di dividere lo schermo? Quello perché è grande? Perché devo mettere qui? Bellissima domanda, Alessandro. E tu ti chiederai perché... lo so. Però il problema è che adesso non funziona più niente. At least ticks love me. Unisci zone. Ok, perfetto. E questo qui salva. Perfetto. Ora dobbiamo andare su questo. Aha! Eccolo qui. Ok. Ok.
Guarda qua come ti risolvo la vita. Zone, poi ti metto qui e qui, salva, ok, guarda che sciolato non onest work is the only purpose of life. Perfetto. Chopping wood and chopping animals are two entirely different things. Bene. Scusatemi. Questo qua. All right then. Keep your seat. Bene. Okay. Oh. Don't wish it were easier. Wish you were better. Okay. Boom. You know how it is with monsters. Do what they say, but do not get too close to them. Scusi signore, dica, se mi frizzo mi. Ecco un altro che se fa i cazzi sua. 19. Eccomi qua, sta pulendo. Grazie al Misodium per i 19 mesi. Falla tu quella delle pietre. Sì, la stavo già facendo, infatti. Ma non col tuo, però. Mio. Ah no, hai già consegnato l'altra, ok. E allora... L'altra io stavo andando a fare quella delle pietre, perché okay. Ho già raccolto le pietre con la mia. Non so tu cosa voglia fare. No, no, fai quella delle pietre e io adesso vedo. Vedete tutto bene, se da me che da lei? Ecco qua, ha fatto la Kamehameha, bravissimo il bambino. Al momento tutto ok, perfetto, grazie. Oddio mio. Dove siamo? No. Tu sei nel paese in Colonia. Sono a Clonica, vedo. Sì. Ok. Come va? Tutto bene, grazie. Adesso ho un dolore acuto dentro l'orecchio. Non so se è rilevante questa cosa. Wow! 34 soldi. Quanti ne abbiamo? Ah, ne ho 30. Ah no, 9 ce ne ha dati. Adesso io ne ho 34. Wow! Io ne ho 27. Perché non beve l'acqua? Addirittura. Ah. E bene, adesso che cosa ci tocca fare? È una mod? No, no, assolutamente. E adesso mi sa che non abbiamo più un cazzo da fare, quindi boh. Abbiamo il famoso otre d'acqua, però non l'abbiamo neanche studiato, mi pare. Con il fienile possiamo fare la farina all'intonaco e il cumulo di fieno. Credo non ci manchi molto per la rimessa agricola. Forse possiamo fare il panino se costruiamo la cucina. Non ce l'abbiamo ancora la cucina? No, non l'abbiamo costruita perché non ci è servita. Ma scusa, ma la cucina non è dove già cuciniamo la roba? Possiamo creare proprio una cucina vera e propria se vai negli edifici. E cosa serve rispetto a una cucina normale?
Puoi cucinare roba più elaborata e mettere uno a lavorare lì. Ok. Secondo te, Coccolino, sto morendo? Tu che sei una che c'ha gli studi. Ha gli studi? Lei ha gli studi, sì. Su Medieval Dynasty? No, nella vita vera. Ah. Allora, vedo che lì da te c'è un punto esclamativo, quindi boh, non so se vuoi andare a vedere di che cosa si tratta. Da me? Sì. No, non c'è un cazzo da me. Ah no, scusami, da me forse. Te, forse sì. È solo il simbolo della bacheca. Andiamo, c'è la bacheca. Se vai a Scauchi c'è una quest, però non è. Vedo. No, sì, ce ne sono due qua. Sono tutti morendo, è vero. Consegna carote e carne. E l'altra. Ma non l'ho presa apposta, perché le carote non le possiamo fare. Io le prendo tutti, che vuoi Marco? Però le falliamo, le falliamo perché finiscono a fine stagione. Le falliamo e ci tolgono i bufali. Che vuoi che ci tolgano Marco? Ci tolgono punti dinastia. Questo qui è pazzo. 7 carote, provo a comprarle, vediamo quanto costano 7 carote. Ci sta mal di testa dopo la botta. Arca troia, dopo la botta va tutto bene, ma anche il vomito che non ho ancora fatto, però il senso di arca troia. Arca vacca, muoio qua, muoio sicuro. Ah, non vengono in acqua i bisonti perché sono merde. Vacca troia, che tegole. Non ci sono criteri per preoccuparsi al momento. Oh, vedi. Ha parlato un dottore. A posto. Hola, siamo a posto adesso? Bene. Quindi mal di testa, nausea, stanchezza, morte apparente, va tutto bene. Guarda, è più probabile che tu abbia il Covid con questi sintomi. No, non ci provo, non devo rischiare. Mostrami la tua merce. La figona. Astrolabio. Bellissimo l'astrolabio. Per 5 minuti sto morendo? No. Io me lo tengo il male e mi tengo i cazzi. Ma quest'uomo vende delle cose incredibili. Tipo? L'astrolabio. Vabbè, ok. Ma che bella nebbia. Nfastafl. Che cos'è? Questo è già più pittoresco, non saprei. Hnefatafl. No, non lo so. Nfastafl. Piuzza più di Covid che di trauma crani. Quelli di trauma crani ci ne ho visti assai. Mi fido. Però il Covid è strano perché nessuno sta male, cioè boh. Che? Bottiglia di vino, c'è un ubriacone, c'è una capra morta! Madonna, quante cose! No, scuoia, sì, che... Eric! Questo è il cibo. Che lavoro fai? Creo dolce torta, oh sì, sono un artista di questa terra e la mia tela. Ma questo è matto? Ok. Lui fa pozioni, miscele, elisir, droghe e tonici. Ok. See you soon. Ma non posso comprarli da lui. 3, 7, 14, 21. Vedi, anche comprando le carote ci guadagno. Perché comprando 7 carote a 3 monete, hai fatto 14, bene, 21, ha senso, ne guadagniamo 43. Quindi ecco che me ne vado a comprare 7. Marco. Ardas assomiglia leggermente a Dan Hathaway. Ma sei Io più bella. Sono molto bella. Contenta di questa. Non credo che sia così, però ti ringrazio perché è un bel paragone. Sono contenta. Quindi potrei avere il Covid adesso, ma non lo voglio. Di là. Allora, io vado a portare. Scusatemi. Vuoi un altro caffè? Mi sa che mi serve, sì. Ma me lo faccio io perché tu devi giocare, che sennò ti innervosisci. Che bella la nebbia. Non è quello il problema. Come no? Ok, e l'arpione come si fa?
L'arpione, vediamo un po'. Perché non l'ho visto. Tra le tecnologie da sbloccare, forse. Martello, ascia, piccone, pala, borsa, coltello. Io sembro Nathan Fillion. Vabbè, okay, ragazzi, non avete gli occhi. Avete proprio un grave problema adesso. Nathan Fillion adesso. Ah, eccolo qua, forse su caccia. O no? Io somiglio a Giulio Regeni, come mi hanno fatto notare tutti dall'alba di questi tempi. Io non mi ricordo, cioè non mi pare proprio. Che è vero, tra l'altro, ci somigliamo. Fammi vedere. La differenza attualmente è che io cammino sulle mie gambe. Poraccio. Però volevo fare la battuta dark. Ryan Gosling, ostia. Che Nathan Fillion è un uomo molto bello che avrebbe dovuto fare Nathan Drake. Solo che alla Sony sono delle teste di cazzo e l'hanno fatto fare a Tom Holland perché è l'attore di punta. Che minchia bevo, grazie per i 31 mesi. Secondo me cazzo assomigli fisca. Molto di più a Borghese da giovane. Alessandro Borghese? Sì. Ti ho fatto anche il paragone con delle fotografie. Tu da giovane, da ragazzi, da adolescente e Borghese da adolescente eravate molto molto simili. Ma anche due colori di pelle differenti, non so. Non vedo la tua faccia perché adesso mi hai tolto tutte le mie cosine. Assomiglia a Denzel. Non posso più vedere niente, però vi assicuro. Se cercate foto di gatto da adolescente e Alessandro Borghese da giovane, ve lo assicuro che vedrete una somiglianza. No, ma io c'ho il figlio che piange adesso, c'ho mal di testa. Ok, cucino la carne e nel mentre vado a fare il caffè, arrivo. Vediamo la tecnologia, allora. Forse col capanno da caccia. Trappola, lancia, falò, stazione di concia, tappeto, no. E capanno dello speziale direi proprio di no. Capanno da pesca. Decorazione, trofeo, rete, trappola, falò, pelliccia. Capanno da caccia 2. No. Ma che cazzo. Scusa, se non c'è nell'affare della pesca, dove dovrei trovarlo io l'arpione da fare? Emile, rimessa, pollaio, porcile, no, rifugio per asini, like apiario, pure le api, bellissimo. Qui, posto, no, magazzino, ceppo per sedersi. Chi non vuole spendere dei soldi per fare il ceppo per sedersi? Filippi, bravo. Ma perché latrina è scritto L.atrina? Scusate. Do or do not. L.atrina. Sgabello, panchina, scaffale, tenda, recinto. No. Capanno scavo. Adesso non ci muoviamo da qua finché non trovo come cazzo si fa l'arpione, io ve lo dico. Non è possibile che sia così complicato. A meno che non siano cose che poi solo... Grazie a chi arriva a seguirmi. No, cioè posso soltanto rubarle secondo voi. Arpioneria? Che è arpioneria? Scusami. Produttiva, agricola. Di sopravvivenza, capanna da caccia. Torcia, pietra, lancia di pietra. Trappola per uccelli, falò, stazione per la concia, rastrelliera, tappeto. No. Qua ci sono solo pozioni e frecce. Ok. Capanno da pesca. Cioè, nel capanno da pesca c'è l'arco lungo, ma non c'è l'arpioneria. C'è la trappola per topi, ma non c'è l'arpioneria. Oh no, uccidere gli animali, lo so. Bravo, Bao, adesso ti banno. You look like a ghost. Subito, per direttissima.
giuro, non sto capendo come fare. Forse va a comprare. Senti, aspetta un attimo. Quanto mi dà la missione? Non me lo dice. Andiamo a vedere qua. Diario. Non scomparire mi dà 173 monete. Un rutilo. Che è il pesce, mi pare di aver capito. E la dinastia. E 173 monete. Cazzo, adesso è sera, mi sa che ha chiuso il negozio. 173. Sono da comprarli, voglio vedere se l'arpione costa poco, ne compro due e poi li rivendo. Faccio un e-commerce. Dov'è? Dove sono? Qui. No, non c'è l'omino. Non c'è l'omino dell'arpione. Grazie, mi hai messo il latte. Che bravo, mamma mia. Vabbè, niente, andiamo a dormire a questo punto. Ma mi chiedo, tra l'altro, la nostra agricoltura è cresciuta? È cambiata la... come si dice? È cambiata la stagione, quindi in teoria... Eccomi qua. L'agricoltura dovrebbe essere anche cresciuta, no? Dormiamo? Sì, sto cercando di arrancare verso casa in qualche modo. 173 monete, buono! Che cosa? No, è l'arpione. Ho l'arpione. Tutte le produzioni e non ho trovato l'arpione. Adesso guardo. Ho detto domani, perché adesso ormai è buio e l'omino non c'era più, vado nel paese e vado vedi. Quello che vende le armi. Ma è probabile che per vederlo forse lo fa automaticamente un edificio. Tipo magari è tra le cose che puoi creare con la fucina e non serve sbloccarlo. Vedi nella forgia, dice Obama Rama, infatti. Ma cazzo. Io ho guardato tutto. Hai per caso premuto un tasto delle mie cuffie? Mi risulta, perché? Vediamo. Prova. Ok. Non lo so, sento strano. Don't let me catch you slacking off. Quindi voi dite funziona, vediamo un attimo. Fishing spear, workbench. Ah, potrebbe essere. Lingotto e basta qui. Poi. No, basta. Qui? Banco da lavoro. Un banco da lavoro. Strumenti di legno. Non c'è. Martello, zappa. Armi di legno. Dardo, lancia, randello. Lancia magari? Arpione, no, eccolo. Ah, arpione, perfetto. Com'è che ti si... cosa ti serve? Pietra, tronco, filo di lino. Ok, allora abbiamo il problema del filo di lino. Forse io ho trovato qualcosa di lino. Perché noi non abbiamo ancora la sartoria. Fammi vedere qua. Vuoto. Fammi vedere qua. Non abbiamo proprio la sartoria da costruire, purtroppo, quindi... Ma forse l'ho rubato. Eccolo qua, ne ho due, perfetto! Beh, buono. Due per fare i due arpioni che devo vendere. Eh? Che vedete? Ladra di merda. È così che si va avanti in questo gioco. Siamo nel Medioevo, mica... Io costruisco la cucina, comunque, già che ci siamo. Perché non me li vede? Che cosa? Ho due fili di lino, però mi dice zero. Non lo so, magari sono due fili diversi? Voglio un po', grazie per i 12 mesi. Possibile che non ho pietre e tronchi? Manco uno. Possibile. Però dovrebbe dirmi che ho due fili di lino. Non li ha raccolti, forse? No, sono... Questo è filo di lana. Ma scusa, è possibile che da prima mi dicesse filo di lino e adesso mi dice filo di lana? No, fammi vedere. Ho letto filo di lino. Allora, dov'è che era? In armi di pietra? Lancia? No. Ho il tessuto di lino qua. E dov'è che è? Che cosa? È il coso da craftare. In che sezione? Non me lo ricordo, ho cliccato a caso. Arpione, eccolo qua.
Eh no, infatti dice filo di lino per uno. Dice che ho tre tronchi. No, non è possibile. Secondo me non ce l'hai e basta, eh. Mi sa che è filo di lana. Io ho letto filo no, di c'è scritto lino. C'è scritto lino. No, io ho tirato sul filo di lana, invece ho letto il filo di lino. Ho capito. Però ho il tessuto di lino, però non so come ci serve la sartoria. Ah, non hai il filo di lino, allora, non ce l'hai proprio. Ho il filo di lana no, e il allora, tessuto ok, perfetto. Di lino. Niente, e dobbiamo andare avanti con la tecnologia. Dai, mettiamoci, costruiamo il coso intanto. Che cosa? È la cucina. Cosa sarebbe la cucina? Boh, tu faccio io. Raccogli tronchi e bastoni, come al solito. Prendili direttamente dal coso. Da cosa? Dalla... magazzino? Dal magazzino, sì. Ci abbiamo ancora? Vabbè, minchia, c'è tuo marito o mia moglie? Non mi ricordo. C'è qualcuno comunque che ci sta lavorando. Ah. Tronchi, 120, la Madonna. Vediamo chi ci sta lavorando. Ah, mia moglie è bella contenta e non sto facendo una sega. Vorrei vedere. Pietre le prendo tutte e... Sì, è tuo marito che sta buttando giù tronchi, però è una pippa, dice qua, però e quindi non sarà vedo più bastoni, lento. Non ci sono no, bastoni. I bastoni non li raccoglie. Stupido marito. Te li metto? Metto anche che raccoglie i bastoni? Oh no, non mi muovo, troppa roba in tasca. Che piribi che sono, guarda. Ah, no, aspetta. Estrazione, ecco qua. Legnaia. Senza... Ah, ha finito le asce. Ok, ho capito. Allora, magari tolgo un po' di tronchi e ci metto i bastoni. Ecco qua. Finisci tu la cosa qua e io gli faccio le asce a tuo marito? Cosa che devo fare? Saranno due sassi e finisci la cucina. Perché le tasche piene non mi faceva muovere se volevo cose in tasca. Sì, io mi metto a fare delle asce per tuo marito. Bastoni e pietre ci servono. Mi servono, ok. Ho 18 di marciume. Mettili nella dispensa del... come si chiama? Nel fienile, quello vicino ai cosi, perché c'è la tipa che col marciume ci fa il fertilizzante. Mm-hmm. Pignola, insieme alla mia compagna stiamo cercando qualche gioco da fare, perfettamente in coop. Abbiamo amato i Takes Two, adorato Grounded, solo che ci serve una pausa da tesorci di soldi stetti ragazzi. Red Dead Redemption 2 non è proprio coop, no, lascia perdere. Medieval merita tantissimo. E infatti, guardate che vi do la chiave, cioè la chiave, vi do il link per comprarlo. Dove l'hai messa la cucina? Di fianco alla fucina. Oh, guarda che sta crescendo qui, la barbabietola è cresciuta, mi sa che si può anche raccogliere. Ah sì? Bene. Sì. Dai che metto giù il marciume, lo metto nella cassa? Qui. Sì, nella cassa della signora. Che è vuota. Dacci la chiave che è meglio. Ah, ad avercela. Ieri è passato lo sviluppatore. Ce ne ha regalate tre, ma a quanto pare ci sono i bot che le rubano. Ah, non posso raccoglierla. Mi dice con la barbabietola, ma non mi fa raccogliere. Quindi vuol dire che non è ancora pronta. Cazzo, ma quando ci vuole farla crescere? Vabbè, dai. Diceva primavera. Ah, il grano autunno e la barbabietola mi sa primavera. Coffee. Preso anch'io. Ragazzi, merita, è bello. Allora, è bellissimo come gioco single player, perché ovviamente ha più trama, ha più cose da seguire. Però in coop, cioè, sta andando via. In realtà non abbiamo ancora fatto il trama principale, perché non siamo neanche arrivati al punto in cui possiamo farlo, perché per andare avanti ci serve l'otre e altra roba. Oh, ma in però... verità c'era tipo indaga. C'era indaga?
Sì, ti ricordi la prima missione, quella base che ci indaga in maniera generica? Sì, ma quello lì non vuol dire niente. Mi sa che è semplicemente aspetta e fai altro. Perché tra le principali c'è anche fare l'otre, eh? Quello del panino e dell'otre. È principale? È principale, sì. Sono pesante. A quanto è scontato su Instant Gaming? Questo? Costa 20 euro. Non so di quanto sia scontato, ammetto. Cioè, nel senso che ora è 20 euro e prima era più? Era di più, sì. Da 30, dice, 31%. Poi non so... 30% di sconto non è mica male. No, non lo è. Bastoni, ho finito, mannaggia. Anche io. No, bacche, bastone. Però Cronosonora mi piace un botto. Ti ricordi che c'è stato il periodo in cui ci davano il copyright su Medieval? È vero, perché? Era un problema di gente che si rubava le canzoni, come al solito. Lanciato le chiavi. Allora, ieri io ho messo in chat 3 chiavi. E sono state usate subito. Ma nessuno ha ringraziato. Quindi, o chi le ha riscattate è veramente uno stronzo. O, come diceva qualcuno in chat, è probabile che ci siano dei bot che automaticamente rubano le chiavi dalle chat. O... improbabile, lo sviluppatore mi ha dato 3 chiavi già usate, non so, magari era, non so, un po' strano, però sarebbe strano, magari è successo quello, non ho idea. Beccati ste asce di pietra, brutto bastardo. Ma povero, dai. Oh cielo, mio marito. Hai raccolto le barba? No? No, non si può. Ah, ok, avevi detto che erano cresciute. Infatti sono cresciute, mi diceva Barbabietole, però... okay, più che altro abbiamo cambiato stagione. Com'è possibile che non posso ancora raccogliere la stagione in cui crescevano? No, ti dice che crescono tra una stagione e l'altra. Mi scuso per aver interrotto la stream. Ripartirà a brevissimo. Volevo solo ricordarvi di rinnovare il vostro abbonamento. Così facendo accederete a contenuti esclusivi quali video per i sub, live per i sub, il Discord per i sub, ma soprattutto il nuovissimo gruppo Telegram. Grazie per l'attenzione e buona live. Grazie ad Anna per i 3 mesi. Scusami, mi dicevi? Avevo un tipo che mi urlava. Aveva dato 3 chiavi già usate. Era tipo un bot che girava e dava le stesse 3 chiavi a chiunque lo stesse streamando il gioco. Ma no, non è vero, perché ha scritto sia in chat qui, Coccolino, che in privato a me. Quindi non credo. Palle che c'è il mio compagno che è incinto. Quanto mi fa ridere questa cosa. Allora, qui in teoria su inventario non era qui. C'era una sezione nel quale mi diceva che ora era. Su mappa. Estate, c'è scritto nella mappa. Quindi è già passata. No, siamo in autunno adesso. Siamo in estate? Ti sto dicendo che siamo in estate. E l'abbiamo seppellita, l'abbiamo piantata in primavera, quindi vuol dire che è già passata una stagione, dovremmo poterla raccogliere. No, in autunno, diceva.
Lo vedi dal sacchetto, ti dice. Io non ho il sacchetto. Sì, ce l'avevi. Io ho la borsetta vuota. Sì, però se tu selezioni quella e poi dopo fai il tasto destro per cambiare i semi, selezionando il seme ti dice. Ma io non ho i semi. Non importa! Tu mi stai dicendo cambiando con la freccia per cambiare i semi, non posso cambiarli i semi. Fallo. Ho capito, ma parla bene, Marco. Cioè, dici una cosa. Ripeto che l'italiano ha un senso. Se ti spieghi col culo, io non posso. L'italiano capire. Ha un senso, disse quella che dice: per me questo vuol dire questo. E infatti, dicendo per me, ammetto l'errore. Perché se io capisco sbagliato. Sì, ma io ti devo adeguare, però, al tuo errore. Ma che vuol dire che ti devi adeguare? Ma che vuol dire? Ho detto per me era così, sbagliando io ho inteso così, ovviamente sbagliando, perché avevi ragione tu in quel caso. Adesso mi cago in mano e mi prendo a sberle. Guarda, faresti benissimo, Marco, verrei a guardare la scena. Ha parlato l'uomo del cimice, anche lei dice il cimice. Anch'io dico il cimice, ragazzi, mi dispiace. Che figura di merda che hai fatto, e adesso Vilith... E adesso? Qua da noi si dice e adesso? Non c'è niente da fare. Adesso chi è che si deve cagare in mano e schiaffeggiarsi? C'è qua. Nessuno, in tutto il Veneto, nessuno. Ho creduto per anni che ti chiamassi Gabriel. Peggio, io non so come? Perché. Come? Non c'è una motivazione logica per la quale tu abbia potuto pensare questa cosa qui, quindi mi spiace, ma non saprei neanche come giustificarti. Un chilo di piume in tasca avevo. Anch'io l'ho svuotate prima. C'è anche del calcare, oh. Bacche. Me le magno queste. No, vado a ritirarlo. Carriera rovinata per Vilith. No, bastasse così poco per sentire che ho fatto una figura di merda. Oh oh, oh oh. Allora manca un tronco. Once hai dei tronchi a portata per caso? No. But they always need to change. Quelli che avevo li ho messi nel coso. Nelle varie casse. Oh no, ho finito i tronchi anche per il per il martello. Mi tocca andare a prenderli per forza. Ragazzi, ma le regole le leggete prima di scrivere in chat? Oppure lo fate apposta perché volete avere dei kick o essere sgridati? Non so. Boh. Ti arrabbiare così di prima mattina. Ho capito, però cioè, leggo delle cose in chat che veramente mi cadono i coglioni. Solo leggete le chat, leggete le regole prima di scrivere. Qui finisci tu. E poi cos'altro è che dovevamo fare, che stavamo facendo? E niente, dobbiamo salire di livello in tecnologia. Tecnologia, beh tra poco finisco di fare qua biribiribiri. 10 di salute in più, sopravvissuto. Non so se mettermi atleta, che mi permette di camminare di più senza l'ansia, o il cibo. No, mi sa l'atleta è più utile. Non c'è punto esclamativo regole, ragazzi. Per leggere le regole, semplicemente una volta entrati in chat per la prima volta... ci sono e dovete premere ok, ho letto le regole per poter scrivere in chat. Ma siccome poi hanno scritto in chat vuol dire che l'ok l'hanno già dato. Per leggere cazzi loro, scendere. Lo so, ma se tu vieni a dire a loro dovete leggere le regole. No, gli sto dando dei coglioni, perché se tu hai scritto accetto le regole senza averle lette, sei un coglione. Il danno è fatto, quindi a questo punto per rimediare e leggere quindi ora le regole e sistemarsi da computer da browser, scendete sotto la live e in mezzo alle varie informazioni c'è anche l'elenco delle regole. Anche io voglio la skill che mi dà camminare di più senza ansia. Vabbè, cioè adesso c'è anche un po' la scusa più o meno. Scusa? Perché al bambino. Non avevo letto di chi sta a chi sta rispondendo. Quanto hai di maternità, coccolino?
Io vado a prendere la quest in colonia, vediamo che ci danno. Ok, sto lavando. Se l'ho letto 2 anni fa e non lo ricordassi più, guardate, le regole sono abbastanza super easy, non potete sbagliare, basta comportarsi come delle persone normali. Va bene, se non le avete lette. Se vi devo riprendere perché non avete letto le regole, vuol dire che c'è un grave problema. Ma non essere così cattivo di prima mattina, Marco, tutto dai. Vero, però. Tutto vero. Sì, è vero, però stai tutto, sciallo, dai. Easy. Ho fino al 7° mese della bimba, quindi hai ancora... 7 mesi. 6 mesi e mezzo. Vabbè. Siamo 7 mesi. Sì, stavo vedendo fino a giugno. Di più. Cazzo, no. Scusa, è nata il 22 o il 21? Non mi ricordo più quando ho fatto la live. 22, mi pare. Il 22, quindi non so se è nata prima o dopo la mezzanotte, effettivamente. Il 21 notte, ok, perfetto. Sì, quindi fino a giugno. Inizio luglio. Perché ma è tanto di comunque di maternità, no? Stavo pensando. Te l'ha scritto, ti ha scritto perché dove? Ha un lavoro. Ha un lavoro. Ah, perché sono interdetta da lavoro a rischio, ok. Ok, ok, giustamente. Anche la Lisa, per esempio, stessa identica cosa, la mia amica che ha partorito anche lei a settembre, sta a casa almeno fino a giugno, se non sbaglio, perché anche lei ha lavoro a rischio, lei fa l'insegnante di asilo nido e quindi non può andare a lavorare lì, porterebbe a casa tutte le malattie del mondo. Cos'è sta musica? Che mi significa? Allora, io ho creato la cucina, cos'altro okay. Posso creare? Boh, vedi un po' se lì c'è qualcosa da cucinare. Sono le stesse identiche cose che potevo cucinare prima, quindi vediamo, forse posso fare dei panini perché ho la farina. Invece no, perché non ho sbloccato le ricette, mannaggia a me. Focaccia alla cipolla. Ah, che buono! Pane multicereali, frumento, pane di segale, pane il bianco. Il panino ci serviva, poi no, non sì. So cos'è. C'è panino all'avena, panino, eccolo qua. Ok. Però servono chicchi di grano che hai tu, ho visto. No, prima. li ho messi giù, sono... Vabbè, beh, puoi andare a prendere, sì. Secchio d'acqua. C'è, sì. E l'uovo, però. L'uovo non c'è. L'uovo. Prova a vedere se lo puoi comprare, sì. Sì. È per lavoro, poi esiste buon senso. Chi è incinta in azienda mia può fare il 100% di smart working dal 5° mese. Esatto, stavo pensando esattamente quella cosa lì. Perché in molti... le donne sono... come si dice, svantaggiate a livello lavorativo, anche perché potrebbero rimanere incinte e quindi il gestore dell'azienda dice cazzo, se tu stai a casa io ho qualcuno che non posso pagare, cioè che devo pagare perché giustamente è ancora assunta, ma non mi lavora per un tot di mesi. Io lo capisco anche il punto di vista del gestore, cioè non è che... Però anche no. Cioè, no, è ingiusto. Dovrebbero... No, sono d'accordo, è ingiusto non assumere la donna per questo motivo. Ci dovrebbero essere degli... Ah, la maternità è pagata dall'INPS. Infatti, stavo per dire, cioè però... dovrebbe essere uno sgravo fiscale per questo, perché... Però secondo me... Dove è possibile dare la possibilità dello smart working, cioè non sarebbe male. Di cosa si tratta? Cioè, chiaro. Se si può, te lo danno. La maestra d'asilo non può, ovviamente. Però in molti non ci pensano proprio, dicono o non assumono direttamente o che è sbagliatissimo. 100% di smart working? Piuttosto che non ti lavori, perché no? Che sì, dovrà assumere una posta che sostituisca dal nulla. Appunto. How can I help you? Vediamo. È preoccupata lei. No. Mio figlio. Ah, sì, è il gallino. Cosa devo fare?
Parlagli. Va bene. Devo parlare al bambino che si sente un pollo? Va bene. Ciao, polletto? Cocodè. Perché non c'è la signora che vende il cibo? È già andata a casa alle 6:20. Scusi, signora. Scusi, i negozi chiudono alle 7:30. Credo che sei malato di mente. M'ha fregato la signora. Vabbè. Tornerò domani. Vabbè. Avrei bisogno di un piccone e dei guanti. Va bene. Guanti di pelle spessa per me è impossibile farli. Il piccone lo posso fare. Ma i guanti di pelle, minchia, andranno anche sbloccati, immagino. Guanti di pelle spessa, 200 costano, che sboro. Il piccone per i bambini, che ti devo dire. Non volevo essere una critica, anzi era un commento pieno di invidia. Lavoro in ufficio in cui essere arrivati ad avere un giorno di smart a settimana è un miraggio. No, ma allora, per me il fatto che non ci sia lo smart working è follia. Capisco perché prediligere il lavoro in presenza rispetto allo smart è meglio. Per diversi motivi, ragazzi, perché tutti quelli che lavorano in ufficio sognano lo smart working, ma io lavoro in smart working da 10 anni. Voglio l'ufficio. Ok? Voglio l'ufficio. Infatti, se tutto va come deve, è probabile che quest'anno mi farò un ufficio. Pensate. Sì, ma diciamo che sono anche casi molto diversi, tesoro, perché ripeto, sì, nel tuo sì, caso certo. Sei comunque una persona che si autogestisce, va in ufficio quando vuole. Penso che tutti vorrebbero andare in ufficio se non avessero il capo o che ti rompe il cazzo o delle regole a cui sottostare, regole spesso completamente stupide, senza senso, solo per darti fastidio, solo perché devono importi il loro volere per forza. Se non ci fossero certe cose, sarebbero contenti di andare in ufficio, credo. Ma anche esattamente quello che dice Elisa, dipende dal lavoro. Lato nostro, seguendo Creator, anche quando siamo in ufficio siamo molto liberi di orario. Il contatto umano però ogni tanto serve, esattamente, esatto. È anche più facile interfacciarsi durante un progetto, durante qualcosa, con un'altra persona face to face, piuttosto che far la chiamata. Dipende sempre dal lavoro che fate, dipende sempre. Dove hai messo i chicchi di chicchi? Di grano? È sempre lì nel coso. Li ho messi dove c'è la signorina che fa il marciume. Sono sicuro. Ah, ok, di qua. Stefano, si passa al volo per rinnovare e salutare. Non so se lo ricordo, 2 mesi fa ho ringraziato per la sua benedizione. Avviata la mia nuova attività di locazione turistica a Treviso. Che bello! Ora chiedo se è possibile la benedizione, perché è tutto in grani per il meglio. Qui bisogna riuscire a cambiare e migliorare la propria vita. Tantissimi auguri! Guarda, a Treviso andrà sicuramente bene. Ma cos'è che... Che? Oddio! C'è della gente che mi picchia! Oh! Cosa? Ma è matto! Sei? Cioè, non sono dei barbari! Che cos'è? Sono casa. Dei poverini! Aia! Mi hanno ucciso quasi! Aiuto! Che paura! Ma siamo pazzi nel culo! Tiago, grazie per i 49 mesi! Ah, ma no, ma sei in mezzo a nulla, stronzo! Pensavo ci stessero attaccando il paese! No, hanno attaccato me! Ma mi hanno praticamente ucciso! E chi se ne frega, Marco? Chi se ne frega? Non frega niente. In ufficio perdi un sacco di tempo con miriadi di pause che la gente fa, rallenta i tempi. Però si crea magari anche un rapporto con le altre persone in ufficio. Poi, ripeto, dipende sempre. Però da tanto respiro mentale interfacciarti con delle persone in un luogo che non è casa tua. E lavorare a casa tua ad una certa ti porta a odiare casa tua. però Coccolino, nel tuo caso mi sa che è un po' difficile. Ho una domanda. Com'era? Tiro sulla... Ah, da qui, scusami. Lavoro più a casa che in ufficio, poi dipende anche dai colleghi in ufficio. Io mi ritengo molto fortunata su questo punto. Certamente, certamente. Però capisco anche perché il datore di lavoro non voglia farti fare al 100% smart. Poi dipende dal tipo di lavoro. Lavoro dipendente oggi è semplicemente un posto dove ti spammo per fare soldi. Lavorare in ufficio serve solo a farti credere che siamo una grande famiglia. Dipende. Adesso non ho una visione così drammatica, però sì, capisco.
Devo trovare come costruire l'otre. O rubarne una. L'otre era da sbloccare, mi pare. O forse dal... No, non mi ricordo. Aspetta che io devo tornare a casa senza essere ammazzato da sti stronzi adesso. Allora, finché non ho l'uovo, lascio qui sia il secchio d'acqua che i chicchi. Perché è inutile che me li porto in giro, che mi pesano tantissimo. Allora, parte in casa, parte in ufficio e parte in giro. Da casa lavoro molto di più, ma dopo un po' è super pesante. Perché non hai lo stacco. Infatti ci vuole l'alternanza. Tipo una mia amica fa 3 giorni di smart working e 2 in presenza, mi fa. Sì. O viceversa, quello è perfetto secondo me. Lavorando da casa seguo le tue live. Certo, va bene, però io stavo parlando in generale, non di chi si distrae o ha qualcosa in sottofondo. Quindi l'uovo devo aspettare fino a domani per comprarlo e andiamo a dormire? Dove sei? Sono in mezzo alla merda. Allora io mi metto a dormire e vado un attimino in bagno. Va bene. Okay? 2 in ufficio, 3 in smart. Esatto. Ma infatti parlavo di una combo di cose. Non dicevo totalmente smart né totalmente si ufficio. Cambia stagione domani. Si cambia stagione, sì. Quindi ci annulla la quest, mi sa. Non lo so, perché alcune sì, alcune no. Quindi... Quelle della bacheca di solito. Vai. La cosa migliore è lasciare scegliere al dipendente. Se vuole fare smart o ufficio oppure misto. Volendo anche sì. La cosa più bella di smart è che posso non vivere in città. Verissimissimo. Non ti devi trasferire per fare il lavoro che ti piace fare o il lavoro in cui sei competente, ed ha assolutamente senso. Però anche lì dipende dal tipo che lavoro fai. Dipende dal lavoro che fai, dalle tue competenze e per certi versi. Io sono una barca a vela, veramente? Esatto, il datore di lavoro non sa come organizzare gli spazi se ognuno lavora come gli pare. Niente. Mi sono fallita una scuola. Il bambino è rimasto. Ma... Cazzo urli, sei scema? Sta tenendo in braccio un bambino? Eccolo lì. Qual è che cresce sta creatura? Tesoro, devi lavorare, Capito io. Però qua c'è la nebbia. Cazzo. Cos'è che dovevamo creare? L'otre, aveva detto. Da qua, magari. No, aspetta, l'otre era... mi sa che si fa con la sartoria, E infatti, vedi, otre d'acqua, in pelle. Che bordello, cosa sto sentendo? Ma bisogna scaldarti, ecco qua, ecco cosa sto sentendo, il vento. Falò, trappole, contenitori. Sì, mi sa che mi serve la sartoria. Eccola! Mi sa che per l'otre ci serve la sartoria, sai? La sartoria? Perché è fatta di pelle l'otre. L'otre tecnicamente non è fatta di pelle, è fatta... No, è di pelle. Appena guardato. Di ceramica! È pelle. Ma non è un otre, è una... Come no? Una sacca? Non so se si chiami otre quando è fatta di pelle. Si chiama otre, sì. Strano. Aspetta che direi le ultime pastiglie, che prima non c'avevo... I need more clothes or some fire. Allora, fammi capire un attimo.
No. Winter is coming. Vedo che sei in chat da me, scusate, ma scrivendo poco, guardo poco la mia chat, perdonatemi, non sono una streamer professional. Non sono una santa. Una santa sicuramente sì. E cosa, cosa sì. È il giovane pollo? È il bambino. Bello. Che sei, si crede un pollo. Sono io. Ah, quindi ora vado a comprare il pane e forse anche la carne essiccata. Vediamo se la trovo. Com'è che si sbloccava l'upgrade degli edifici qua? Che l'avevo visto, ma mano ferma, ladro. Ma il mio bambino è nato? Boh. Non credo. Vedi se tuo marito ce l'ha in braccio. No, mi pare di averlo appena visto uscire di casa e non aveva niente. No, è ancora incinto. Quindi dura due stagioni, quindi l'incintamento. Credo di sì. Sono tornati i funghi! Quelli vai! Giusti. Londra è fatta di pelle con la pelliccia all'interno per trattenere lo sporco. Visto? Che schifo la pelliccia all'interno. La pelliccia per trattenere lo sporco. Grazie Luca per i 71 mesi. Isn't it weird that only women bleed once a month while no animals do? Dimmi queste cose. Io però non riesco a stare in casa con sto bambino che fa casino! Allora, chiedono come si mettono gli abitanti a lavorare. Questo lo chiediamo dalla a gestione. Dalla gestione. Okay, da qua, gestione, selezioni il posto di lavoro, caccia. Cos'è che manca qui nella caccia? Senza lo strumento, bisogna creare dei coltelli. Se puoi crearmi dei coltelli per il cacciatore. Dopo li creo. Qua e poi ci piazzi la gente. Alex, non so se tu stia guardando anche la live di Gatto, credo di sì. Elsman, grazie per la sub. Lui. Perché effettivamente l'ha sempre fatta lui. È qua da gestione. Tentare di assumere la gestione. Ecco qua. Com'è che hai fatto? Tu selezionavi la persona e poi... No, no, selezionavi il tipo di coso, il luogo di lavoro devi mettere. L'edificio e ci metti la gente. Non ci sono le guerre per adesso. Non so se la bacheca per le queste c'è in ogni città. Nel single player sì, qui non credo. Oh no, questa signorina qui si è incastrata. Allora, io avevo trovato... la possibilità di... No. Dove cazzo era quello per potenziare le case? Era in abilità, forse. Ma dov'è la signora che vende la roba da mangiare? Dove sta? Non c'è mai? È morta? Madonna. È questo? Sei comparso adesso dal nulla, te, vero? Pozmir. Che non sei altro. No, non ha la carne essiccata. Oh sì, eccola qua. Costa 12. Mi dici la missione, quella dell'otre, quanto ci dà di soldi? Dammi un secondo, No, non c'è. Non so perché non c'è. La progettina è gratis su Epic. Ma nel Game Pass. Allora, diario. Quello dell'otre. Che c'è la carne essiccata. 55 reputazia. E basta. Sì. Quindi se compro le cose, diciamo che ci perdiamo. Però no, facciamolo che ci fa comodo. Che la carne essiccata, veramente io non ho idea. No, facciamolo. Non ho soldi abbastanza. Ho solo 6 monete. Dopo te le do io. Quant'è che costa? Non posso prendere neanche il panino. 12 monete l'una. Come faccio a vendere? Vieni qua, ti metto 24 monete nella tua cassa, va bene? Come si fa a vendere? Dal coso della... quante monete erano? 24? No, sì. Te ne ho 25. Aspetta, volevo vendere qualcosa, però... parlandogli, a sinistra c'hai i tuoi oggetti, a destra i suoi. Ah, seleziono i miei e faccio vendi, giustamente. Allora, vediamo se riesco a vendere un po' di... qualcosa. Oh no, 192 di marciume, mi è andata male tutta la carne. Ecco qua, non l'hai cotta? Sì, è passata la stagione però. Vabbè, mettila lì che quell'altra ci fa le cose, che va bene. Però che palle.
cazzo. Allora, ragazzi, io ero sicuro che ci fosse il perk per potenziare le case. Non lo vedo più, però. È molto buggato? No. Niente, non ho niente da vendere. Vabbè. Scusami, Pozmir. Però se lei le uova, aspetta che controllo. Faccio decora, muro. Oh, ecco qua. Eh no, ma è proprio decorazione questa. Io non voglio decorarlo, voglio migliorarlo. Tipo case di pietra, esatto. L'uovo costa 1,5. Però ce l'ha. Forse devo semplicemente sbloccare le case di pietra? Lo so che c'è il capanno di caccia, però mi sa che non ce l'abbiamo nel capanno di caccia per seccare la carne. O ce l'abbiamo? Sì, no, ce l'abbiamo. Abbiamo il capanno di caccia? Sì, certo. Non so se puoi fare la carne essiccata da lì, ma c'è. In teoria sì, allora vado lì. Qual è il capanno di caccia? Nel cerchio centrale c'è la casa col lucchetto. Vado a vedere là. Grazie, Alex. Vado a vedere. Questo qua, dite, ma non credo sia quello, eh. Eccolo. Allora. Ciao, la che basta. Però, mi dicono arco, arco lungo, arco ripetuto. Oh, qua, questo qua. Sì, rastrelliera per l'asciugatura. Carne essiccata, wow! Perfetto, non devo più comprarlo. Ottimo, ho risparmiato parecchi sordini. Volevo cambiare il tipo di muro, sì. C'è solo ripara e costruisci però. O decora, ma non voglio decorare, volevo farlo più bello. C'è una skill. Ah, vedi? Allora. Io ho i guanti di pelle spessa per la missione del giovane pollo, però poi rimango senza. Ah, vedi, pareti con i bentate per ridurre la linea da ardere, eccolo qua. Ok. Dicevi? Che per la tua missione del giovane pollo io ho i guanti di pelle di sto cazzo, però poi rimango senza per la... Per Ma adesso vediamo, dai. Cos'è che ci fa col marciume la signorina? Il fertilizzante. Mi sa che sono cresciute qua, guarda, che bello. Si tira su? Sì, la raccolgo, tiro su. Vai, vai. C'è qualcosa che possiamo seminare ora che è autunno? Dipende da quanto marciume abbiamo. Tanto. Tantissimo. 192. Mettiglielo lì, lei ci farà il coso. Già fatto. Adesso con calma, quando lei ci fa tutto. Abbiamo i semi? Non ho idea di che cosa si può seminare, vediamo. Siamo in autunno, mi dicevi. Sì. Vediamo. Tiro su anche il grano? Se si può, sì. O la falce? Forse sì. Allora, il grano, se lo metti in autunno, lo prendi in estate. Il grano, il grano di segale. Ma le barbabietole ora cosa Il falcetto c'era da qualche parte. E le barbabietole andavano consegnate. Ma non c'è più, credo, quella missione lì. No, non era principale? Dove è? Marketing medievale, 70 barbabietole. Ah. Allora. Chicchi di grano. Qua c'è il marciume, ma non ha creato il coso. Dove lo trovo? Forse l'ha messo. L'ho appena messo, Sì, ma ne avevi già messo anche. Sì, infatti quello che avevo messo non c'è più. Forse l'ha messo di qua. Mi raccomando, visto che crescono solo in questa stagione, raccogli tutti i funghi che trovi, perché qua due di fertilizzante mi ha dato. Minchia, niente. Aspettiamo che produca. Sì, e poi metto giù il grano.
Quanta barbabietola hai raccolto? 270. Ok, e valla a consegnare. Ora vado, sto tirando su un po' di funghi che ho trovato dietro casa. Perfetto. Che ci servono per fare le zuppe. Come si chiamano i funghi che vuoi? Tutti. Sanguinaccio, mazza da tamburo. Tutti quelli che trovi, tirali su. Va bene. Al massimo li vendiamo in massa, se proprio non facciamo neanche le zuppe, però... Funghi porcini, guarda di tutto che c'è. Una domanda, per la nostra dieta, i funghi, che cosa ci aveva detto che erano? Erano da considerare verdure? Non mi ricordo. Porcino. Merda, ma l'hai fatto i coltelli per quell'altro? No. No, ero in città. Li faccio io, dai, li faccio io. Sto andando a vendere ora. Ne restiamo senza carne poi. Senza carne. Sì. Come fai a fare il fertilizzante? Allora, Marco mi ha detto che creando il... non mi ricordo più. No, fienile. Granaio, forse. Forse il granaio, cioè, sì. Creando una cosa specifica, metti dentro il marciume. Noi ci abbiamo messo a lavorare la signorina che ci crea... Dal marciume ci crea il fertilizzante. Qui inventante che parola difficile. Ha parlato quella che ha avuto quella complicazione lì che è impronunciabile. Di cui sono molto triste, tra l'altro. Però... Cosa stavo facendo adesso? Ok. I coltelli. No. No. Cuffie scarica. Cavolo, cavolo, cosa fa rima con cavolo? Tavolo, bisavolo, crogiolo. Oh, mi dispiace, hai le barbabietole. Ma hanno dei problemi questi. Questi qui, eh? Ah, se le diamo la paglia, questa ci può fare anche i chicchi di grano, eh? Non è male. Aspetta che mi si sono spente le cuffie, non si riaccendono più. Ok, eccoci qua. E Carb non ho capito. Fantastico. Ti ringrazio ancora una volta per il tuo aiuto, piripipippi, e lo farò sicuramente. Grazie, caro mio. Bom. Consegnate le barbabristole. Allora. Rimani vigile, non si sa che cos'è. Ragazzi, ma giocattolo è bello, è veramente bello. Adesso c'è un vento fastidioso nelle mie orecchie, mi vorrei ammazzare. Però è rilassante, come vedete, non ti mette fretta nel fare le cose. Per me è veramente bello. Niente da dire. Allora, l'uovo non sto andando a funghi. Io, quindi diciamo che lo compro per forza. Non possiamo costruire il coso per gli animali, non abbiamo niente da dire. Non so, non ci ho fatto caso in realtà. Vai a vedere. Sto comprando, sono in città, tesoro bello. Ma lo puoi vedere da ovunque, faccio io. Cosa vuoi? Edifici, allevamento. Pollaio, no, non ancora. Allora, ho per il pane, ho comprato l'uovo, ho la carne seccata. Cazzo serviva per fare il panino? Ecco. Non ricordo più.
Vabbè. Ora vite le ho fatte, adesso bisogna aspettare la prossima. Bene, torniamo in la casetta. Il grano l'hai tirato. Grazie su a tungsteno per 10 mesi. No, non l'ho tirato su io. Allora, vediamo se riesco a fare il panino adesso. Perfetto. Ecco qua, Carb, grazie mille, ha funzionato. L'abbiamo fatta. Sai che questo rumore del vento è veramente fastidioso, eh? Perché è autunno. Ho capito che vuol dire, è fastidioso lo stesso. Tiè, questo appena ha finito i coltelli ha smesso di lavorare, cioè bastava venire a chiedere, no? Testa di cazzo. Oh no, lui non frega niente. Sì, qua si può essiccare la carne. Pane. Carne essiccata. La faccio io? La metto io a fare? L'ho già fatto, io l'ho già fatta per me. Ah, ok, perfetto, allora niente. Allora, devo... Aspetta, non posso fare il panino. Mi dice tecnologia insufficiente. Produzione 68 di 1500. Com'è possibile? Devo arrivare a 1500 per fare il pane? Quanto pare. È veramente tanto, 1500. Che vuol dire? Anche questo vuole lo smart working. Ragazzi, viei, che vita dura. Aspra. Allora, il falcetto dove l'hai messo? Mi pare nella fucina. Perché? Vabbè, vado. Ho i semi di barbabietola, se vuoi. Li riporto lì nel granaio. Sì, vai. E glieli devi... Hai già consegnato quella lì, giusto? Le barbabietole, sì. Okay. Aspettare il prossimo... Hai preso tu. Aspetta la prossima stagione, ok? Sì. Bravo. Poi non so come funziona, vediamo. Anche i semi. Ma la signora secondo te li pianta nel momento giusto? No, non li pianta, li piantiamo noi. Okay. La signora ce li crea i semi. Allora, io qua posso mettere... Ho il grano di segale, però lo terrei per cucinare, mi sa. Il grano non sono i semi. No, no, no. Zappa, tronco, sanguinaccio no, piume, pietra. Il grano lo tengo. Ok, ho del grano. Dove vuoi che metto le barbabietole che mi sono rimaste? Da mangiare? Dall'altra parte, ti direi. Le metto nella cucina? Ti direi di sì. Sperando che non diventino marciume. Il grano lo metto qua nel fienile, che dopo vediamo cosa farci. Okay. E se no con le barbabietole non si possono cucinarle con qualcosa in qualche modo? Vediamo se c'è qualche zuppa. Ma richiedono sempre anche altre cose. Vabbè, tipo. Sto cercando, eh. Con la barbabietola ci vuole ci vogliono cavoli, carote, cipolle che non abbiamo. Ok. Basta. Va a mangiare, va bere. Sai che mi sta venendo su il fastidio che avevo ieri? Cioè? Questo senso di... come se avessi la febbre, mi vengo a vomitare. Sento la testa pesante. Come se avessi un fortissimo calo di zuccheri, che però è strano perché ho anche appena bevuto il coffee. Ok. Hai sentito il medico? No, vabbè, ma me l'ha detto anche Coccolino che non è un trauma cranico, quindi tranqui. Non è quello il problema. No, nel calderone si fa le zuppe.
di barbabietola, carne. Ma barbabietola e carne serve. Va sbloccata, quale? Però. La zuppa proprio base, però va sbloccata, dice. Allora, la sblocco io allora. I soldi però che ti ho lasciato ti servono ancora? Prenditeli. Dove li hai lasciati? A casa li avevo messi. Mia? Sì. Figlio. Però non abbiamo più soldi per sbloccare le cose. Vabbè, vabbè, ma è meglio creare quella roba lì che poi la rivendi, ci danno i gran soldi. Dov'è che si sblocca il cibo? Your husband is a lucky bastard. Come your husband is a lucky bastard? Ah. L'ha detto a te, l'ha detto? Sì, sembrerebbe. Pensa a te. Zuppa, è questa? Zuppa, si chiama carne, zuppa. Sì, però 150, non ne ho 150. Quanto ti serve ancora? Non te lo dico subito. Ne ho. Io ne ho altri 28. Ostia. Io ne ho 52, vai a vendere magari qualcosa al mercato. Fammi fare un po' di zuppe di funghi e poi vado. Vendi le zuppe di funghi, va? Vendo le zuppe di funghi per fare le zuppe di barbabietole. Guarda, ho finito che poi... la carne. Niente, la sta facendo quell'altro che purtroppo non aveva i coltelli e quindi non ha creato carne. Dobbiamo aspettare un attimino, purtroppo. Vado a cacciare anch'io qualcosa. Va là, meglio. Pin, pin. Rin, pin. Uff. Apri un po' di più la finestra. Secondo me ti manca anche un po' di aria dentro quella stanza. Ti manca l'ossigeno proprio. Cacchio, scusatevi. E vedi che c'ho sto sonno fortissimo senza motivo. Che però ce l'ho la mattina e la sera. Ieri ho registrato tranquillamente. È venuto anche un bel video, lo vedrete. Forse. Non l'ho preso. L'ho preso perché sono il campione del mondo. Guarda qua. È il coniglio. Bravo! Io vedo un alce, provo ad ammazzare l'alce? Ce la faccio secondo te? Sì, vuoi una mano? Bisogna dargliene tante. Vieni qua. Sto arrivando. È un virus che gira, molti che conosco stanno uguale. Anche l'ale è stata poco bene. Però esatto. Però io mi sento male, ma non mi pare di aver la febbre, cioè, me la potrei anche misurare, ma dov'è l'arco? Tira fuori l'arco, Alessandra. Non ce l'ho l'arco. Ne avevi raccolti 8, come non ce l'hai? Sì, condizione era 1%. Vabbè. Dai, ma io lancio la lancia. Sei? Non lo vedo. Davanti a me. Ma è distantissimo. Ora sì. Quello con le corna? Sì. Vai. Non vedo più. Niente. Non ci hai preso? No. È qua da me. No, ma è sparito il mio... La mia lancia è sparita. L'hai lanciata? Sì, ma... Allora... puoi usare Alt per vederla. La sto già cercando. Niente, non c'è più. Non la vedi neanche con Alt? Era se rotta, no, forse. Era sparita. L'avevi già usata? Non mi ricordo, è da tantissimo non la usavo. Dove sei? È dietro l'alce. Ah, che poi mi vedi dove sono. Adesso ti vedo, sì. No, c'è la minimappa in alto. Adesso infatti ti ho trovato. Che suono che fa?
L'ho lisciato? Che palle che fa questo suonino, l'alzo. Uff. Alce, pronto? Lo sta? Magari mi avrà attaccato il virus qualcuno a Capodanno. Classico ormai. Non ho più frecce. Le balle proprio. No. No, gli si è attaccata addosso. Che cosa? La freccia? La lancia. Adesso non posso più ripigliarvela finché non la siamo. Vieni qua. Dammi la mia lancia, amico. Ai ai ai. In realtà se arrivai vicino ai premiette la dovrebbe ridare. È il culissimo. L'ho ammazzato. Buona. Via. Mi dai la freccia? Non so, sto scuoiando. Te la dovrebbe aver data. Sì, c'è di pietra. Come te la do? Droppala. Freccia di pietra. Lascia, ecco. Thanks. Andiamo, perché ora sono piena di carne in tasca, sono pesantissima. Ho anche una sete dell'ostia. Vabbè, abbiamo il pozzo. E anche io non mi sentivo benissimo, però mi sono provata la febbre, avevo 34.2, quindi ho detto no. Non è quello il problema. No, 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 adesso me la misurerò, ragazzi. Vado giù, magari prendo anche un biscotto e me lo infilo nel culo. Però non... Sì, abbiamo notato che quando poi mangi qualcosa solitamente un po' ti riprendi. Forse è proprio un calo di zuccheri a sto punto. Però strano. Lei ha la pressione un po' bassa. Cioè il coso... Vabbè, avete capito. Ero quasi morta. Ma la mia situazione è base, sono sempre a 34. Dormiamo? Sì, aspetta che cucino due pezzi di carne. Dormi, vai, dormi. Vado a prendermi e torno. Infatti quando io ho 36 e mezzo già mi sento male. Faccio 15 zuppe di funghi da vendere, che dici? Faccio tutte le ciotole di legno che ho. Vai. Eh sì, sono una donna col sangue freddo. Sono un anfibio. Coccodrillo. Ciao. Ok. Ora vado a bere e a mangiare prima di schiattare. No, la carne essiccata, però mannaggia. Carto un po'. Ma con grande piacere. Un paio di pezzi di carne arrostita. Altri tre. Ai ai ai. Mannaggia il collo anche. Le ho tutte stamattina. Allora, andiamo. Tac, 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 tac. Benissimo. Andiamo a berci questa acqua di fiume. Where are all the good men gone? Piena di alghe. Mi chiedo ancora come ho fatto a non ammalarmi bevendo questa acqua sporca. Vi siete addormentati, ragazzi? O è la mia chat che si è bloccata? Eccomi qua.
sono preso un biscotto fatto da mia suocera che, ricordiamoci, somiglia a Blaziken. Ma perché? Che vuol dire? The best ones. Non so, i capelli. Grazie a Franciccia Fran per i 4 mesi. Misuro la febbre. Che te li ha fatti, tra l'altro, apposta per te, senza l'essenza di limone. E sono contento, infatti. Non ho detto che mangio sta merda, ho detto che me li mangio, sono contento. Biscotto somiglia a Blaziken o tua suocera? No, mia suocera. Biscotto è un biscotto. Blaziken è meraviglioso, però io non vedo questa somiglianza. Ma io tantissimo. Che poi è successo per caso, no? L'altro giorno, mentre parlavamo di Pokémon. Non so perché, ho visto Blaziken. Cazzo, è mia suocera. È successo questo. Ma allora i miei capelli devono essere ancora molto più Blaziken. No, non è vero, non è vero. È proprio... È diverso. Lo dirò alla mia mamma quando la vedo. Va bene. Allora. Però... No, non ha lo sguardo cattivo, è molto dolce, mia suocera. Zuppa di funghi. Vale solo 5 la zuppa di funghi. Guarda che sono veramente degli stronzi. Però minchia, 5 non è poco. 36 e 1. Non ho mai avuto così poco in vita mia. Ecco. Okay. E niente, 36 e 1. Ho venduto. Ma non è che si è fottuto. Sono comunque arrivata a 150, io te lo dico. No, vabbè, però comunque tanto. La vendo? Sarebbe meglio tenercela, perché poi dopo facciamo... Cioè, no, non è vero, perché ancora non abbiamo la sartoria. Sì, vendila, dai. Bene, vendo 10 su 20. Minchia, ti pesa... Ma vendile anche tutte 20, tanto dopo ci mettiamo a cacciare. Tanto le ho fatte su, uccidendo quell'alce. No, infatti. Ci fanno comodo. No, si arriva a 36 e 2. Oh. Attenzione all'unità con la scella scoperta. Ma leggevo ieri. Hai rotto i coglioni con sto bambino. Non riesco a pensare. Mi sento proprio scemo. Allora, ho letto che Twitch ha di nuovo cambiato le regole. Cioè adesso non puoi neanche più applaudire con le tette senza far vedere. Prendo le missioni della bacheca. Ce ne sono ben 5. Dai. Fertilizzo sì fertilizzato. Bello. È veramente bella. Come missione. E sblocco la zuppa di minchia, giusto? Oh, ho un punto da utilizzare nella produzione. In cosa lo metto? Quello che vuoi. Costruzione, tutto fare. I'm freezing. Allora. Il tutto fare dice pareti coi bentate per ridurre il consumo di legna da albero. Ah, quello è buono. Devo farlo, serve? Sì, però dopo ti devi rimettere a sistemare tutte le case, fai tu. Non è che ne ho tanta voglia. Non avevo dubbi. Però invece posso fare conoscenza di cucina di secondo livello e prendere il 10% di esperienza in più nell'uso di banchi da lavoro di cucina. Vai. Visto che io cucino tanto, direi che ci conviene questo. Ho addirittura 2 punti. Posso mettere tutti e 2 su cucina. Che dici? Va bene. Dov'è la carne qua? Dai. Bon, poi Lo metto qui. In cucina sblocco la zuppa con le barbabietole, così la cuciniamo. 150, ok, mi sono rimaste 39 monete. E ora vengo a casa a fare la nuova zuppa di merda. Perché c'era del marciume qua? No, perché io mi immagino i dipendenti di Twitch in riunione che dialogano dell'applaudire con le tette. Eh certo, ma perché sono stupidi? Sono dei deficienti, perché ogni volta che danno delle nuove concessioni, chiamiamole così, le signorine trovano un nuovo modo per aggirare le regole. E sarà sempre così, si troveranno ogni settimana a trovare... le scappatoie. Esatto, a dover bannare le nuove scappatoie. Comunque, applaudire con le tette, che cos'era? Praticamente si inquadravano fino a qua e facevano nude e facevano, applaudivano le tette. E poi da lì è uscito tutto un nuovo meta, quindi gente che si metteva
delle censure. Quindi era nudo, ma si metteva tipo una barra nera. E cose così. Oppure quelle che stavano effettivamente nude, però sedute, un po' distese all'indietro e tiravano su anche le gambe. Quindi tu praticamente l'unica cosa che non vedevi era il bacino e la faiga. Le tette, e cioè il busto praticamente. Però vedevi la parte sopra delle tette e le gambe nude, quindi l'impressione era proprio quella di vederla nuda in pratica. E stavano lì a fare tutti i versi a e gao del mondo. Che io ripeto, per me non c'è nulla di male se lo fanno, il problema... Sì, ma non su Twitch, cioè questo è il punto. No, Twitch. No, è che io voglio giocare i giochi zozzi su Twitch, mi devi dare quello. Me lo devi far fare. Fai fare a loro quello. Anche a me devi dare della roba. Ma scusa, a quel punto, se vogliono fare le cose porno, perché non vanno direttamente a streamare sui siti? Si fanno molti più soldi su Twitch. Soldi su Twitch che sulle live dirette su Pornhub? Sì, anche perché Pornhub adesso mi sa che non si guadagna niente. Perché dopo il casino che era successo, no, con i video rubati, i minorenni e quant'altro, Pornhub adesso non puoi più pagare tipo con PayPal o con carta di credito. Quindi, non so, coi bitcoin puoi pagare, non ho idea. E quella è stata una grande perdita. Sì, poi c'è OnlyFans, ma OnlyFans è difficile perché non ha una sua applicazione, cioè da trovare... Cioè su Twitch è molto più facile, è molto più accessibile. Certo, molto più accessibile, è una piattaforma molto più grande. Che prima... siamo in autunno, giusto? Ok. Allora, io sto facendo una zuppa, però ho solo una ciotola di legno. Come la ne faccio altre? No, ce ne sono un botto. Dove? Nel deposito. Quale deposito? Il deposito. Jules, grazie per i 20 mesi. Tutte? Non so. Sento puzza di merda del mio cane. Guarda, ciotola di legno 12 e 1. Ma che dici? Sono qua. Cos'è che mi si è rotto a me la borsa? Cos'è che pesa così tanto? Le ciotole? Ah no, le barbabietole forse. Le zuppe pesano... Ah, 50 l'una! Le fase è come Twitch, devi cercare specificatamente il content creator. No, non è come Twitch allora. Twitch è molto più comodo. A me me le spamma le donne nude. Ogni mattina apro Twitch, ci sono le donne nude. E io clicco sempre, quindi non aiuto l'algoritmo. Mi hai detto al deposito. Questo è il deposito? No, questo è il laboratorio. Perché il laboratorio è aperto? Ok. Ah, deposito, dove sono io? Ah no, a posto, ci sei. Rubate tutte, ora non ne abbiamo più. Benissimo. Come le hai fatte le ciotole di legno? No, no, le ho fatte al laboratorio. Però se tu hai messo le ciotole... Ah no, le dovrebbero aver messe lì, niente. Perché posso fare solo due zuppe? Cosa ho finito? Carne, posso mettere la carne? Cazzo, ma chiedono veramente tanta carne, eh? Vabbè. Il problema è che abbiamo avuto il deficit della carne perché il tipo non lavorava più. No, no, è che mi chiede 5 di carne per fare una zuppa. Cioè, quello che è grave. Non era 2? Vado a raccogliere un po' di funghi porcini, forse mi conviene. Minchia, è un tronco per una zappa, mi sembra un po' eccessivo, ma vabbè. Cos'è successo, Kud?
Oh, abbiamo sbloccato il capanno da pesca. Oh, yes. Ottimo, vado a lavarmi. Brava che puzzi. Ma tu puzzi. No, mi sono lavato ieri. Scacco matto. Me l'hai proprio fatta, Marco. Sotto il naso. Quando hai detto che tu per il live dentro di riunione, mi sono immaginato il tuo signore di te con la mannaia che minaccia di chiudere. No, non credo. Cioè... può fare quello che mi pare, in realtà non me ne frega niente. Ma vorrei anche vedere cosa. Cosa ti cambi, insomma. Che poi non le apro neanche con intenti golosi. Fosse quello, almeno ci sarebbe un motivo. No, però secondo me, io me lo immagino così, che lui apre la live per vedere cosa sta facendo e poi si mette lì così a guardare, così tutto arrabbiato, di perché loro possono. Di solito è così e faccio lo screenshot e lo mando a Karim e facciamo gli anziani che diciamo sto roba. Cosa facciamo proprio quello, facciamo. Che palle. No, aspetta, vediamo, vado a depositare dei coltelli. Il panino, non mi ricordo se l'ho sbloccato il Leon Marel di Twitch. Eh sì, perché vabbè, poi a me dava anche fastidio il fatto che non possa giocare i miei giochi. Ritiro tutto. Vabbè, ma anche aprissi per guardarmi i grandi porno, non ci vedo nulla di male, insomma. Puzzo. Niente, non l'ho sbloccato allora il panino. Aspetta. Anche perché se usufruisco di pornografia non significa che non ami lei. Che ha fatto Twitch, Gabriel. Adesso mi hanno una foto del suo cazzo. Com'è che si sblocca però il pane? Perché non c'è sugli schemi della cucina 1. Sergio Mattarella, so che è iscritto all'OnlyFan di Elisa. Chi è Elisa? Ah, Elisa Esposito. Chi è Elisa Esposito? Cazzo, ma il pane si fa con la cucina 2, siamo fottuti. Completamente. Vabbè. Niente. Allora non vabbè, farò ci mai. Arriviamo, con calma. Sì, ma ho raccolto tutti quanti gli ingredienti, comprato, speso soldi per niente, perché tanto... Quello del corsivo? Non so. Quella del corsivo. Ragazzi, non frequento TikTok. Quindi non sapevo neanche che avesse l'OnlyFans, io questa qua. Sette. Quindi mi avete preso proprio un po' alla sprovvista, ammetto. Siete troppo giovani. Bastoni, ma perché 10 bastoni per fare un'ascia? Mi sembra veramente assurdo. Ma serve carne e funghi porcini adesso. Che poi, tra l'altro, OnlyFans non significa per forza porno, eh. Vorrei anche dirvi questa cosa qui. Perché OnlyFans lo potrei aprire anche io semplicemente per mandarvi dei video in anteprima o dei video esclusivi. Non significa che... che includa per forza della pornografia. Più che porno è scam. Cosa intendi? Cioè ti truffano proprio? Apri OnlyFans e c'è uno con una pistola che ti... Ha-ha! Adesso sei qui! I soldi! Dammeli tutti. Nel senso che promettono e poi... Ah, ok, c'è quella cosa lì. Paga e vedi. Tu paghi ma non vedi. Se trovi i funghi porcini, poi lasciameli nella... Lo sto già facendo, li sto lasciando a casa tua i funghi. No, vabbè, sono a casa... No, perché se li lasci nella casa se li mangiano. Nella casa della cucina? Sì. Devi metterli nella casa di casa loro? Prendono un po' dappertutto adesso con la cucina e il coso.
No, forse nella cucina no. Forse la cucina no. Vabbè, te ne ho lasciati un po' a casa, gli altri li metto in cucina. Perché non mangia, perché sto morendo io adesso. No. Io posso dire che se compri foto per... Ah, se compri foto X, c'è questo, invece trovi quello. E lì bisogna anche vedere se è pubblicità ingannevole oppure se te hai letto OnlyFans e hai pensato subito alla figa nuda, quando invece non è vero. Vedi meno di quello che ti aspetti, però dipende. Dipende da cosa ti aspetti tu. Perché se tu mentalmente dici, ah, è OnlyFans, vedo la figa pelosa, apri e non c'è, non è un problema di chi non ti mostra la figa pelosa, però tuo. Quello che scrivevano non era questo il punto. Come no, sì. Promettono ma non danno. Quello aveva detto, no, Pelati. Io ho capito che loro ti dicono ti do A, invece apri, compri, paghi, apri e ti dai invece B. Esattamente, però questo. Esatto, però okay, dipende, io, dipende da quanto è. Se ti do l'anteprima ti dice questo è il photoset di Tifa e poi apri invece il photoset di Link. Certamente, certamente. Questo sono due cose diverse. Va. Eccola qua, questa la posso fare. Spesso dichiarano che non fanno nudo. Vabbè. Giustamente, aggiungo anche. Ognuno ha il diritto di fare quello che gli pare. E ho finito la carne, quindi no. Niente, ma ci sono anche un sacco di persone che dicono quello lì è un troione, c'ho l'OnlyFans, è un troione. Poi apri e sono delle foto normalissime in cosplay. La maggior parte delle volte i creator fanno foto mezze censurate che sembrano super esplicite dicendo compra e poi vedi senza censura, ma non è così. Lì non ti so dire proprio. Però se ti dicono che comunque non fanno naked, non è che possono mettersi in tutte le pose che vuoi, non fanno naked. Sono inglese? Molto. Grazie. Circonvenzione di incapace. Nacchere, volendo. Belle le nacchere. Che quelli possono... Il meglio vada escluso dal ragionamento, perché tanto è sempre troione qualsiasi cosa fa. Mamma mia, mamma mia. Però se è lui che se le chiava tutte, gran chiavatore. Massimo esperto di affigaggio. Sono madrelingua, modestamente. Mastro di chiavi, se sono io. Che ore sono adesso? Sono le ore. È l'ora del divertimento! 17:40, faccio in tempo ad andare a vendere oppure trovo già la signora... Non te lo so dire. Hai fatto cosa? Sempre le... Ti faccio nuove ciotole? Mi serve la carne, in realtà. Vado a venderne un po' perché ho le tasche piene di zuppa. La carne adesso speriamo che aumenti la produzione. Sì, ma se no adesso vado a vendere, se vado a cacciare di nuovo. No, tuo marito è diventato più bravo a fare il falegname, sono contento. Era la merda di ora. Ha partorito mio marito? No. E mio figlio ha ancora 0 anni. Non like conversations about the weather. Una volta, di fatti, no.
Ma il cane, quel poveretto del nostro cane, ha ricevuto il suo premio quotidiano? No, e se ne vada anche a fare in culo, insomma, voglio dire. Quello scemo. Niente. Grazie a Viuki per i 78 mesi e Xandros per i 16. Hanno chiuso? Sì. Vabbè, dai, andiamo a nanna. Non so, ma è arrivata fin qua per niente, è ancora giorno. Tanto bisogna aspettare 40 minuti per dormire. Vediamo se possiamo fare qualche altra missione, che prima ne ho prese tante. Cosa abbiamo? Grazie Robex per i 32 mesi. Ah, devo consegnare 8 di marciume a Derwan. Questa si può fare. Poi abbiamo cacciare 6 conigli. Sommelier della fica, l'ho sentito dire tra due tizi che se l'atteggiavano. Che palle la gente così. Sommelier della figa. Ma boh, non lo so, ma poi dopo come ti puoi interfacciare con tua moglie, tua figlia? Cioè, non lo so, anche volendo con essere, no? Con tua madre, sì, no, boh. Strada di ghiaia, come si fa così? Ah, no, ecco, com'è che funziona? Oh, carino! Cosa? Sto facendo le stradine. Che palle che c'è ogni tanto questa piccola aquila che mi urla nell'orecchio. Ma sarà mio figlio. No, no, sono lontana da lì. È proprio un'aquila, una piccola aquila che da lontano fa. Così. No, qui mi fermo. Spero che uno che usa l'espressione sommelier della fica non abbia moglie e figlia. Anche lì. Cioè, se uno si comporta così. Cioè, che persona è? Cioè, che uno che pensa queste cose, che dice questo... Cioè, che persona è poi dopo? Come si relaziona con gli altri esseri umani? Sbaglia situazione. Non conosci il mondo degli alpha male? Eh no. Ti piace la ghiaina? È carino. Grazie. Molto bravo. Allora, diario. Io voglio fare quello però... delle pietre che ho già e il marciume vado a prendere. Sperando che la signora non abbia completamente esaurito tutto il marciume. Sei un uomo basic solo quando gioco determinati giochi che l'Ale non vuole giocare. Che poi vi volevo dire che Green mi ha fatto scoprire un genere di manga che però non mi ricordo più come si chiama. Omega, una roba del genere, possibile? Con... è che ci sono i maschi alfa, beta e omega e omegaverse, vedi che Pelati ne sa un sacco. E praticamente uno nasce con un genitale, però crescendo gliene viene fuori un altro. È una roba da matti, tutto. Dormiamo? Aspetta un secondo. Vabbè, mi metto qui intanto. Il tamburo devo prendere. Pensa che cose si sono inventati. Ermafroditi, sì, ma è tutto un giro strano. Credo che sia un modo semplicemente bislacco per...
per giustificare l'omosessualità. Per dire no, io sono maschio, non è che per sentirsi così. I'm so glad. Ma lo partoriamo suo figlio, eh? Ma il mio non si appresta a crescere. Però non è molto felice il mio Gomislav, perché? Perché l'umore so. Così? Non lo so proprio. Vedi, ti supporta, ha detto. Ah, vedi da casa mia, vai. Allora. Faccio una stradina anche qua, che porta qui. Va bene. Buongiorno. Vado a portare a termine due missioni e a vendere la zuppa. Marco, qui sto facendo tutto io. Però... sto facendo le stradine, cos'è che vuoi? Sto parlando di licantropi che fanno sesso con ragazzini. E raccogli funghi per piacere. Ecco qua. Raccogli che è l'ultimo giorno di autunno. Qua, e poi non abbiamo più niente da vendere. Futa sight. Maschi restano incinti come il mio marito qui. Quindi sì, sì. Restano incinti perché hanno il pene, ma anche l'utero collegato al culo. No? Sì, sì, ma c'è uno schemino. Poi te lo mando. Mi sono dimenticato l'altro giorno. Non so se sono interessata, però. Come non sei interessata? Per la scienza. Vabbè, per quello che se ne parla di ste robe, ti pare che siamo degli acquistatori di questo genere di contenuto? Poi ognuno fa quello che vuole, io no. Piuttosto stiamo guardando un nuovo documentario, che non so se sia nuovo, mi sa che un paio di anni li ha tutti, però è uscito adesso, almeno noi l'abbiamo beccato adesso su Netflix, che è super interessante. Ma se dici quello del cibo è appena uscito. Sì. Sì, però parlano delle novità, 2020, tipo 21. Infatti hanno anche la mascherina, mi sa che è il periodo Covid che l'hanno fatto. E in pratica fanno uno studio sull'alimentazione applicata ai fratelli gemelli. Quindi danno una dieta predominanza vegana e una onnivora, una a un gemello e una all'altro, e poi li fanno anche allenare assieme con lo stesso, cioè quindi seguono una vita molto simile, perché magari sono sempre gemelli che lavorano. Sì, anche allora insieme. Diciamo che hanno trovato dei gemelli che quasi vivono assieme, sono simbionti, quindi sì. Io non so come cazzo abbiano fatto, però ok. Infatti sono solo 4 in tutta l'America. No, sono 26. Quelli che si vedono nella serie sono 4. Sì, allora nei primi episodi, perché dopo cambia, secondo me ce ne fanno vedere di più. Perché ha detto che ne avevano 26. Sono partiti da 26, poi li hanno ammazzati? Arrivano... Cos'è, una Battle Royale? Dove sono gli altri? Non abbiamo mica visti. Sì, li hanno devastati. Ma secondo me perché i 26 si sono presentati. E poi hanno scelto i 4 che vivevano anche effettivamente assieme, lavoravano anche assieme. Quindi avevano veramente una... Boh, non lo so, vedremo. Vabbè, comunque è molto interessante perché adesso abbiamo appena iniziato in realtà. Però è bello per vedere se la persona che mangia... Grazie a te, Klaus, per i 19 mesi. Quella che mangia in maniera onnivora, la carne, latticini e quant'altro, ha dei benefici. Spesso, tra l'altro, ha sempre il beneficio del dubbio. Scusi, signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 18? È che non altro che se fa i cazzi su a 19, 19... Vabbè. E una è fatta. Non vi ho visto ridere in chat. Ok, quindi due missioni fatte. Ora vogliono 6 conigli, 5 tassi. Come 5 tassi? Di cosa? Di interesse. Sì, bravo. Alessandra, devi lasciarmi stare, eh? Io sto poco bene. Ma... Che risposta è? Che risposta è? Andiamo a vendere sta cibaria, va? Sta pesando. Io tra l'altro vorrei comprare una friggitrice...
Io, tra l'altro, vorrei comprare una friggitrice a immersione. L'Ale non me lo fa fare. Grazie a Baby Revilx per i 59 mesi. Che però ci serve per sabato la friggitrice. L'ho vista al supermercato a 40 euro. Tesoro bello, siamo qua che cerchiamo di dimagrire. Che cazzo vuoi immergere la roba? Dobbiamo farlo sabato. No, lo facciamo nella padella. E basta. Viene una merda. Non mi interessa. C'è scritto. Marco. Non spendo 40 euro per fare una cotoletta fritta e poi mai più. Beh, perché mai più? Buttare via anche tutto l'olio, dai. Ma prossimamente. Ma dai, non rompere le balle, siamo a dieta. Ragazzi, guarda che vado, torno per a vivere salvare... dai miei. Se non mi fai fare la dieta per bene, io me grazie ne vado. Grazie Zagolin. Scappo. Per salvare la live di sabato, io qui lo dovete dico. Convincerla a farmi prendere la friggitrice immersione. Piccola, piccolina, dobbiamo solo friggere due polli col panko. C'è scritto nelle istruzioni del panko. Nella padella viene più grassa, guarda! Guarda! Guarda, te lo dicono! Te lo dicono loro! Serve, c'è scritto... Vado giù, eh? Vado giù e vi faccio vedere. Adesso vado giù. Adesso vado giù. Porca di una puttana. Me l'ha detto anche Green che mi ha dato la ricetta. Guarda un po'. Guarda, eh? Guarda. Ecco qui. Guarda. Guarda qua, ecco qui. Il marchio è Che Palure. Vedi? Che Palure che fa? Eccolo qui, il panko. Vedi. E qui dice che va immerso nell'olio alla temperatura di 320 gradi Fahrenheit. Che, cioè, vedi? Guarda. Vedi? Lo dice Che Palure che va nel coso fondo, vedi? Prima lo cosi, lo metti nel panko e poi dopo nel vuocone, vedi? Vedi? Quando sono venuto Marco mi hai fatto il gelato per pipì la dieta. Vabbè, ma questo è per fare la live. Per fare la live il gelato l'ho fatto, Gabriel. Cazzo vuoi? Infatti il gelato in live l'ho fatto. Poi mi è venuta la diarrea. Sono solo però... io adesso che voglio fare la dieta. Lui non ne frega più un cazzo. Non è vero, era per la live. Sì. Per fare la live. Non è che io voglio tornare a fare la dieta. Tutti dicono, ma sono le feste, le feste. Beh, ci sono le feste. Ma sì, ma perché sono le feste, ho insomma. Ho capito, ho già ripreso tre dei chili che ho preso. Li riperdiamo. Ah no, ma non ci voglio mettere un anno e mezzo. Ma è difficile stare a dieta. Lo so, lo so. E soffrire così. Vabbè, ce la siamo goduta per le feste. Magari puoi fare altro in live. Abbiamo messo quello come obiettivo. Ma va benissimo farlo. Basta non farlo con la friggitrice in versione. Lo facciamo nella padella e ce lo facciamo andare bene. Punto. Non c'è questione di convincere o meno. Decido io. Non compro un altro strafanto da tenermi in casa per fare una cosa e poi lasciarlo lì per sempre. Vedi, la dieta si interrompe il 23 dicembre e si inizia il 7 di gennaio. Sì ragazzi, se anche voi perdeste 2 etti alla settimana, con tutta la fatica che fate per perdere quei 2 cazzo di etti, vi girerebbe il cazzo anche a voi. Lui in padella è peggio, lo so. Non è vero. Non compro un aggeggio per grazie farlo una volta, ragazzi. Non so come ripetervelo. La usassi altre volte ti dico va bene. Ma che cazzo di senso ha comprare un aggeggio per farlo una volta e poi basta? Se metto tanto olio in una padella va bene uguale, eh? Fai il cazzo che ti pare, Marco. Diciamo così. No, no, gli stavo chiedendo. Se mettiamo olio in una padella va bene uguale? Senza che facciamo il deep fried. Non lo compro. Coccolino, devi stare zitta. Ma compra un termometro apposito. Ma sì, ti ho detto di sì. Ti ho detto di sì. Ti ho detto di sì intanto. Intanto l'occasione è buona per rompermi le palle, per farmi passare per cattiva. Non ho mai detto che sei cattiva. No. Ho detto che non ha secondi il mio essere un bambino. Non ha secondo, Uso una pentola al posto della padella. Ecco, così faccio il minestrone. Va bene. Gestiremo bene la temperatura. Okay. Che poi verrà una live molto bellina.
Piuttosto, sabato. Non hai preso il andrò termometro. Oggi, il termometro. Per, però non l'ho preso perché non sapevo come fare il coso. Non abbiamo neanche l'olio di semi, mi sa. Sì, l'olio di semi c'è. Sì? Lo usavo per fare le cose giapponesi. Ma ce n'è abbastanza? Adesso mi stai chiedendo troppo. Mancano le cipolle, mancano... Comunque ieri siamo stati in un negozio asiatico e l'Ale si è presa... Che cosa ti sei presa? Non mi sono presa. Quello che hai mangiato ieri sera, cos'era? Non lo so. Vabbè, ha preso questo cilindro di dolce. Sembrava tipo un mini pancake, era piccolino, era un cerchio così, alto così. Allora, l'ha aperto... E c'è stata la follia. Il cane è impazzito completamente. Ma è uscito completamente di testa. Deve essere immerso completamente. Se l'olio è poco, si raffredda subito. Se è freddo, non frigge, ma impregna. Ok. Va bene. Dov'è la carne? Dove la trovo? La carne? Sì. Dispensa. Mica, a quanto distante sono? Qual è la dispensa? Magazzino? No. Casa semplice? No. Nessuno mi dà mai retta, siete stupidi. Perché cosa? In generale, ti danno sempre ragione a te. Io sono lo streamer qui. Sono quello più famoso. Subatevi. C'è stato un drop? No, dai. Siamo vicini al coso horror. Per questo ti diamo contro. Vabbè. Idea un po' di merda. Lì non ce l'ha la friggitrice. Quindi? Niente. Dov'è che ti devo mettere i funghi? Mi hai detto in cucina? Cucina mi è più comodo, ma se dici okay. Che li mangiano, me li metti a me. No, non dovrebbero, non dovrebbero. Grazie, Bug, per i 12 mesi. No, non me la voglio far prestare da Lino perché la sua è piena del suo olio, che tra l'altro Lino ha una friggitrice veramente de merda. Ha una friggitrice a immersione e non puoi togliere la parte di metallo per pulirla. Nel senso che la vaschetta dove metti l'olio è attaccata al resto della friggitrice. Mi ammazzo piuttosto che avere una roba del genere. Ah, yeah. Ok. Cos'è sta tribalità? Infatti, perché mi parte la musica del terrore? Perché ti ho dato un pugno? Possibile? Ah, yeah! Sto vedendo la musica. Ma è finito! Che bello qua le carote appese. Guarda che figata. Non ti piacerebbe avere una cucina così? In giardino? No. Con le robe appese. Cosa dobbiamo fare adesso? In realtà è mezzogiorno, quindi anche chiudere. Però da fare abbiamo sempre l'otre. Come si fa l'otre? Con cosa? Ah, no, siamo bloccati lì, esatto. Che però si faceva con cosa l'otre? Dobbiamo aspettare la prossima stagione, ma da quando? Scusa, Poznir, non ci dobbiamo parlare? No. Strano. E dov'è la l'otre? Dove si faceva? Dove hai trovato te che si faceva? Non l'ho trovato. Ho ipotizzato che si facesse dalla sartoria. Una volta,
E dalla sartoria mi servono anche i guanti di pelle spessa, che costa 200 impararli. Dov'è la sartoria? E non ce l'abbiamo ancora, perché siamo a 80 su 100. Quindi dovremmo semplicemente craftare roba, tipo il falcetto di pietra. Qui si fanno i guanti di pelle spessa, vedo. Sacco. No, come? SS. Sartoria, dici? Sì, non c'è l'altro qua. No, no, secondo me è uno di quelli automatici. Mio RT, grazie per i 39 mesi. Lale ha sempre ragione. Siete cattivi. Filo, tunica, tubo, tunica, tunica, copricapo. Cappuccio, stivali, borsello. Tronco. Laboratorio, forse? No, no, secondo me è da lì. Però dobbiamo crearlo prima. Allora, io direi di tirare avanti fino alla fine della giornata, così salviamo nel giorno dopo. Mi prendo un tronco. Mi faccio un nuovo piccone. Vuoi venire in miniera? Sono mai venuto in miniera. Hai trovata? Hai il piccone? Sai che metto giù un po' di roba che pesa nelle tasche. Sì. Credo di sì, però adesso controllo. Cazzo ride sta stronza. Però dobbiamo trovare. Aspetta, no. Usiamo l'ultimo giorno per cercare funghi. Ok. Mazza, no, che ne ho già raccolti bianco. Abbastanza io. Le mazze da tamburo mi hai raccolto? Quelli bianchi? Guarda, te li ho messi qua. Devi guardare. Dove? Nella cassa che stai guardando. Io ne ho messi giù 20. Sì, ne avevi raccolti 10, ora ne ho 36, però degli altri ne ho 138, capisci? Quelli bianchi. Prima li ho trovati anche qua dietro casa nostra. Io ne ho raccolti 70 per tipo. Letteralmente, non è un numero a cazzo. Ovolo malefico, porcino amaro no? Cos'è che era? No, porcino normale. Porcini, no. Sanguinacci e mazza da tamburo. Mazza da tamburo ci manca. Perché gli altri ne ho raccolti un botto, ne sono sicuro. Ok, mazze da tamburo allora, possibilmente. Non li trovo. Adesso sono quelli più di tipo. Per questo ti dico, usiamo l'ultimo... Va bene, l'ultimo va bene. Ora di luce. Porcini amari ne ho messi qua 70, guarda. Il porcino non 40. Non mi servono gli amari, i porcini normali. Ok, sono comunque 40. E l'amaro a che serve, scusami? Non so, sarà per altre. Beh, impegnati, trova qualcosa da farci, scusami, eh. Sei te la cuoca. Farò. Lactarius? No. Il tamburo. Sì. Anche tutti Lactarius? Io li ho tirati su tutti perché prima o poi ho pensato. Anche io, ma poi avevo le tasche piene. Quello è il problema. Lactarius ne ho tirati su abbastanza. A posto. Continuo a trovare solo i porcini dappertutto qua. Che comunque. Li vorrei nella vita vera. Sì. Saremmo ricchi nella vita vera. Non credo. Vendere i porcini? Sentire le pizzerie che ci fanno le pizze con i porcini? Allora, sono i più rinomati, però... Cioè, da lì a diventare ricco... Ma secondo me ce ne vuole un po', non sono tartufi. vorrei essere un trovatore di tartufi. Che non si possono coltivare i tartufi, vero? Sai che non ne ho idea. Lo do per scontato, perché sennò perché dovrebbero essere così rari e costosi? Non so in effetti l'origine dei tartufi, da dove arrivi. Gente si è comprata a casa con i funghi, certo, certo. Si possono coltivare? E allora perché devono trovare quelli in giro, scusa? Cioè, perché sono meno buoni quelli coltivati? Ci vogliono anni. Vabbè, che te frega. Non è che devi andare da qualche parte. Ci vuole un botto di tempo. Vabbè. Oh, ne ho trovati un po'. Anch'io ne ho trovati un po'. Di mazze?
Sì. Bravo. Me ne intendo di mazze, sono un sommelier della ficca. Bravo. È così che ti voglio. Non ti sento entusiasta di questo mio lato masculo. No. Non sono meno buoni, non è immediato e devi avere i campi fatti bene. Ho capito. Va bene, cioè. Boh, cioè, se guadagni poi un botto di soldi, perché no? Perché è un campo che inizia a dare frutti ci vogliono circa 6 anni. A 10 inizia a ingranare, ma ci vogliono piante adatte. Ho capito. Ah, ci metti un po', però dopo fai i miliardi. Costa un botto un investimento. Vabbè, adesso non è che sto dicendo. Vengono a coglierteli da casa. Ah, dici, ti trovi uno a casa che sta girando col maiale. Ma il mio cane mi ha portato qui. Ho solo seguito il mio cane. Con i neri fai poco. Non lo fai con i bianchi allora, no? Tanto detto così suona poco carino. Non puoi. Perché? È vietato? Di combattere quei cinghiali che cerca di rubarteli. E gli spari. Non vengono i bianchi. Com'è possibile? In che senso? Non puoi coltivare i bianchi solo i neri? C'è una lancia qui, l'hai mollata tu. Sarà mia, sarà una di quelle che ho perso lanciandole nell'etere. Coltivano solo i neri. Perché? Cioè, non... lo accetto, ma vorrei capire come mai il porcino bianco... il porcino, il tartufo bianco non si fa. Non vengono. Non so come. Perché è tipo coltivare quadrifogli? Cioè tu metti il nero e poi a caso ti spawna uno shiny bianco. Che comunque va bene, insomma. Là. Cioè, pare strano che tu non possa replicare una roba che c'è in natura. Abbiamo fatto di tutto. Hanno fatto di tutto. Adesso sembra che vogliano respawnare anche i dinosauri. Ma sì? Te. Ma perché? Perché no? Chiederei a quelli di Jurassic Park, perché no? Vabbè. È un libro. Il mio ex collega va a tartufi e mi ha detto che non si possono coltivare. Vabbè, però così è un po' povera come informazione. Il tartufo bianco, più di valore, cresce in maniera non soddisfacente se fatto in maniera intensiva e controllata. Ok, non soddisfacente, quindi non, perché non diventa abbastanza grande rispetto a quello che è la controparte in natura. Il mammut, è vero? Anche il mammut dovrebbero rifarlo. Abbiamo una missione con i conigli, vero? L'avevi detta però, tu, ma non l'ho letta. Però forse scade adesso. È probabile. Sì, dimensioni che sapore, ho capito. Sì, che poi di tutti gli animali il mammut per me è quello più scemo da respawnare. Cioè, che cazzo te ne fai dei mammut? Boh. Elefante peloso. E poi lo metti lì in Siberia e lui passeggia. Più i mazzi da tamburo. Basta, questi sono proprio. No, anche io ho trovato un botto di porcini e basta. Però ho trovato una miniera. Vediamo se
cioè, perché sarà la stessa in cui ho trovato lo zaino. Io non ho lo zaino, che palle. Ma è enorme questa. Fonte di latte, pelliccia, deposito, carne, avorio. Ci serve il rame? Allora, latte, non so, si mettono poi a mungere i mammut. Rame. Sì, ci serve, però hai detto che non andiamo in miniera e quindi che ti devo dire? Continua con i funghi. No, ho trovato un deposito di rame, ti ho detto. Ah, in giro, ok, prendilo. L'ho trovato dentro al... cioè, al... a questa grotta che ho trovato. Che si chiama miniera se dentro ci sono, no, dei depositi. So. Ma sì. Non ho idea. Non ci ero mai entrata da solo, quindi a quanto pare sì. Vabbè, io vabbè, così ne abbiamo di diversi, Aurora. Di cosa? Di animali da far estinguere. Quanto pesa sta roba? Mai dire mai, comunque potrebbe essere una risorsa per civiltà non come la nostra, di certo. Eh no, appunto, tra tutti proprio il mammut, boh, la carne sarà buona, boh, ma poi dopo riporti in vita una creatura per mangiartela, mi sembra comunque strano. Perché poi? Che già abbiamo dei gravi problemi con le scoregge delle mucche. Immaginati un allevamento intensivo di mammut, quante scoregge fanno. A cosa è un dinosauro a parte l'effetto della Jurassic Park? A quello. Esattamente a quello. Solo sale e rame, però non è che sono contenta di questa miniera. Minchia, ci serve lo tutto. Stagno ci serve? Sì. Vabbè, io mi metto a letto intanto che ti aspetto. Tottofobiaco può essere coltivato, ma è poco conveniente. Hai capito, hai capito. Va bene. Rame grezzo, sale e stagno grezzo. Mi piace come alla fine riusciamo sempre a finire a parlare di scoregge e fica. Pensa se parleremo di scoregge dalla fica. Devo trovare cose più incredibili proprio. Creare per uccidere e creare una riserva di petrolio tra 50 milioni di anni. Ah, proprio così, va bene. La faccia dell'ali ha detto tutto? Cosa ha detto? Le scoregge della figa. Ho detto fica, è più elegante. Scusami. Fica. Eleganza e classe, le nostre parole d'ordine. Sempre. Allora, intanto che lei arriva io mi sdraio. Oh, oh mamma mia. In realtà, in un articolo su Focus, i ricercatori hanno spiegato che la carne non è commestibile perché le proteine contenute all'interno sono sconosciute al nostro corpo, che potrebbe non riuscire a sintetizzarle e renderle potenzialmente letali. La carne di mammut, dici? O la carne in generale? Perché la carne in generale mi pare strano. D'altronde siamo sommelier, è certo. Bravi tutti. Quella del mammut, ok. Boh, vabbè, comunque. Dobbiamo... Io sono super pro la carne... La carne artigianale. Come si dice? Quella, la carne laboratoria. Non l'ho mai assaggiata, però anche io non ho niente in contrario. Non credo che si trovi. No? Da nessuna parte ancora? Pare strana. Non credo abbiano già iniziato a produrla. Quella coltivata, esatto.
Dite di no? No, no, non le alghe, non roba... Non un surrogato. L'Italia è la bandita. Benissimo. Perché? Magari non è stata approvata per motivi di sperimentazione. O banalmente perché c'è la lobby della carne dietro. Non puoi né produrla né comprarla. Ma c'è una motivazione che non sappiamo o... Sì, così. Allora, sicuramente perché gli allevatori sono pronti a far la guerra. Però comunque prima di ingerire qualcosa vorrei che sia, insomma, controllato e tutto. Come lo GN, vietato produrli, ma venderli e comprarli va benissimo. Ma sarà il contrario piuttosto, cioè dammi il permesso di crearla e non di venderla. E cosa bella crea? Ah, perché te la fai da solo. Finché non viene approvata, però dammi la possibilità di provare a crearla e avere l'approvazione. Non mi ha detto poco fa novembre, siamo l'unico paese al momento, pensa a te. È illegale a livello di legge. Ma perché? Che ci ha fatto di male? Ragazzi, basta con sta storia della carne del McDonald's e del Burger King. Sono buoni le carni dei fast food. Basta con sta storia. Italia. Sì, vabbè, sì, accettiamo. Vuol dire che siamo in Italia. L'Italia è la bandita per proteggere chi la produce. Ma se in Europa accettassero di venderla, non potremmo vietare la vendita. E adesso è solo sperimentazione, infatti. Invece di essere all'avanguardia e guadagnarci. È il solito discorso, ragazzi. Anche con le macchine a combustione c'è lo stesso problema. È tutto un giro economico. Perché? Mettetevi sempre nei panni degli altri. Uno che c'ha il benzinaio che gli tolgono le macchine, che fa? Trova un altro lavoro. Sì, però non è sempre facile. Uno che fa l'agricoltore da 10 generazioni arriva e gli fa: non devi più farlo. Tosta, sì, è tosta. Per carità. Ok, ha senso quello che stai dicendo, però mettiamoci anche nell'ordine di idee che questi cambiamenti non è che vanno dall'oggi certo, al domani. Ma bisognerebbe dare una mano e incentivare chi ha, chi ne perde, in questo caso, per avere un introito maggiore a fare qualcos'altro. Io che ho l'edicola che devo dire che fanno la guerra a tutti quelli che leggono notizie su internet, il mondo va avanti, bisogna adattarsi. Esattamente, certo, quello certo. Sono delle stesse identiche idee di Gabriel. Cioè, ok, ci sta che delle persone sono contadini da 10 generazioni, ma sti cazzi imparano a fare qualcos'altro. Sì. Ripeto, non è che dall'oggi al domani il poveretto che fa la terra si ritrova a non poterla più fare. Lui continuerà a fare quello, probabilmente il figlio, invece che entrare nella stessa azienda del padre, cominciare a zappare la terra, farà qualcos'altro, cioè si dedica ad altro. Zappa il parquet. Perché sennò con sta scusa rimaniamo ancorati alle tradizioni. Oddio, mi sta nascendo il pargolo! Il bambino! Ci hanno tolto anche un sacco di cose. Guarda tutte le missioni fallite che non abbiamo fatto. Ci ha tolto un sacco di dinastia. Quindi devo accettare solo quello che riusciamo a fare. Sì. Vabbè, che troiata però, Da che mondo è mondo tutti accettano le missioni e poi fanno Ma riesco. Questo qui è un gioco diverso. La mia figlia si chiamerà Filiberta. Vai. È una femmina la mia. Oh, guarda, che c'è il padre. Abbiamo un problema adesso, non abbiamo più il legnarolo però. Ma no, ma la metterà nella culla, no? No. E infatti lui adesso come lavoro c'ha padre. Giustamente.
Che cazzo. Stavo tu a dirmi che devo fare la figlia. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Troveremo un altro. Quanto fa bulu 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 bulu? Perché non ho più niente? Ah no, ok. Vabbè. Ora latta, sì sì. Boom. Va bene. Ci siamo. Guarda con te i guanti, maledetta. Superman Punch. Smettila. Stai lontano. Vado retro. Molto moderno questo game medievale. Eh sì. Salva la partita. Ecco qua. Vinci la fatica. Ass. Ass. Yu-Gi-Oh. Bene. Come disse qualcuno, è bello stare assieme. Poi? Non so. Finiva così? Tu vieni giù, vuoi continuare a fare qualcosa, non so, ti... No, magnaccio, ho una fame che mi... C'è una fame? No, niente, io cerco sempre di raidarla, non vuole sta faccia di merda, vabbè. C'ho fame, Marco. Mi manda dei termos. I termosifoni. Prozzi. Okay. Fate quello che volete. Fate grazie che a volete. Tutti quelli che sono passati da me, che hanno followato. Followatela a tutti. 5 euro ai primi 10 follow. Già passato. Però. No, i prossimi 10. Ma che carina che sei con la felpina. E ci vediamo stasera con... Ciao!